Buonasera, buonasera amici, benvenuti nel canale Twitch della Maschera Riposta o nel canale YouTube forse della Maschera Riposta se state guardando questo video in differita. Io mi chiamo Mosè e questa sera signori siamo qui per continuare e forse finire Giravoce che potrebbe essere la sera in cui finiremo la nostra straordinaria avventura in Pentiment, il nuovo videogioco di Obsidian, che non è propriamente un gioco di ruolo come tutti i giochi precedenti di Obsidian, ma è comunque un gioco molto interessante, no? una specie di avventura grafica con diversi bivi, un'avventura investigativa, diciamo. E siamo molto, molto, molto curiosi di vedere come finirà. So che molti di voi che ci state seguendo in realtà avete già giocato il gioco per conto vostro, giustamente, quindi forse già sapete in realtà quello a cui andiamo incontro. Però io personalmente sono molto curioso. E poi credo che anche per chi eh, lo ha già giocato, insomma, sia no, interessante vedere magari che diverse sfumature può avere il finale che incontreremo noi rispetto a quello che avete incontrato voi. Intanto, cari amici, saluto tutti i presenti in chat. Beh, eh, scusate, devo ancora dirvi buona festa della Liberazione a tutti. Buon 25 aprile. Oggi è uno dei giorni più importanti dell'anno. Una delle feste più importanti dell'anno. E, tra l'altro, se siete veneti, buon San Marco anche, cari amici. Perché qua, perché qua a Venezia questa, questa festa è doppiamente importante. Perché oltre a essere. La, la festa della liberazione, come tutto il resto d'Italia, <ride> è anche, cioè la, la, la festa, diciamo, alla base del nostro vivere in comunità, potremmo dire. E, è anche la festa del santo patrono, che non è solo il santo patrono. Eh, sapete che vabbè, insomma, adesso non apriamo discorsi che ci porterebbero troppo lontani, ma troppo lontano. Ma sapete che per i veneziani, San Marco è quasi più un, no, un simbolo politico che non religioso, cioè, prescinde completamente poi, alla fine. Dalla, dalla fede religiosa per andare molto oltre quell'ambito. Allora, eh, dicevo, saluto tutti i presenti in chat, per esempio Luca Chiarvesio. Buonasera, per esempio, Morax 1983. Buonasera, per miracolo riesco a seguirti. Intanto, inizio a mettere a letto il mio meeple Ah, hai un meeple Caro caro cara Morax 1983. Va bene, mettilo a letto, mi raccomando, rimbocca bene le coperte al Meeple. Buonasera, Gauss Buonasera, Ghigno. Oggi Mosè hai fatto il bravo. Oltre al lavoro, intendo. Hai regalato la rosa alla signora, guarda, tocchi un brutto tasto, caro Ghigno. Perché oggi. Io e la signora siamo stati in giro, ok? Sono arrivato a casa da pochissimo proprio. E siamo stati fuori dal Veneto e abbiamo passato la giornata a cercare delle fiorerie. Ok? <ride> Perché io, prima, prima, appunto, stavo parlando bo, pochi secondi fa del fatto che qui è anche la festa di San Marco, oltre a essere la festa della Liberazione. E la, alla festa di San Marco i veneziani regalano il boccolo alla loro donna, una rosa. Quindi, qui oggi si trovavano rose in vendita a ogni angolo de, 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 insomma della, della città però purtroppo non ne ho trovata neanche una raga mi sarei dovuto organizzare per stato, fa, fa, faccio me a mi sarei dovuto organizzare prima di questa vacanzina e mi sarei dovuto, cioè, allora, portarsi una rosa dietro per giorni, non so se sia una bella idea, nascosta in valigia non avrebbe mai funzionato, però mi dovevo inventare, mi dovevo inventare eh, qualcosa, insomma, mi dovevo portare un boccolo alternativo in vacanza, qualcosa, invece niente, sono stato proprio, ingenuamente pensavo di trovare, in giro per il Friuli, no? siamo stati in giro per il Friuli, in giro per il Friuli pensavo, beh, sono stati per secoli no, sotto la dominazione veneziana. Vuoi che non abbia, vuoi che qualcuno non regali un bocco? Il... No, nessuno neanche di cosa stessi parlando proprio. Quindi vabbè niente. Purtroppo non, ho, non sono stato per nulla bravo, caro, caro ghigno. <ride> L'altra volta ho mancato, ma ho recuperato, dice Gauss. Buonasera, Mr. nomade. Stasera si chiude. Il banconiere dell'osteria di Tassing vince tutto. <ride> vabbè, vediamo se chiuderemo, caro Mr. nomade. Morax dice scusa il nick, sono Marco Battaglia. Ok, perfetto, perfetto. Lo so che spesso avete dei nick dei nick di veci. siamo iscritti più volte sul canale YouTube, faccio fatica purtroppo a seguirti qui. Beh, grazie per essere qui, caro Marco, grazie mille. Fra 30 secondi avrò già dimenticato che sei Marco, ma insomma apprezza il fatto che me ne sto ricordando in questo, in questo momento. <ride> allora, buonasera, buonasera Mamma Brusic. Che bello vederti guarda. Stavo proprio raccontando, caro Mamm Brusic, delle nostre vicissitudini riguard riguardanti il boccolo, perché. Qui sono, il mio pubblico è molto attento. Eh, mi ha chiesto se ti ho regalato il boccolo. E, 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 e purtroppo no, non ti ho regalato il boccolo. Ma racconta perché si regala il boccolo? Questa usanza da dove deriva? No, vabbè, ghigno. Adesso non farmi, non farmi fare delle visite, de, de, dei tour guidati gratis qua su Twitch eh, riguardanti, riguardanti Venezia. Ok, no. Non aprirò questa parentesi perché mi farebbe parlare per mezz'ora. Poi sforiamo. Quindi, no, non vi, non vi racconto perché c'è la tradizione del boccolo. Per il momento, per il momento, sappiate semplicemente che c'è questa tradizione e che io l'ho toppata quest'anno, purtroppo. Buonasera, Silvia Cava. Buonasera. Ragazzi, non so se sia una roba di cui ha senso vantarsi, ma oggi ho raggiunto i 200 follower su Twitch. Una roba, è una roba che bisogna, su cui bisogna fare flexing, come dicono i giovani. Non lo so, fatemi sapere. Beh, non ne ho la minima idea. Comunque sono contento di aver raggiunto i 200 follower su Twitch. Va bene, amici. Basta qui squilli e pinzillacchiere perché voglio assolutamente entrare nel vivo. Quindi, intanto, beccatevi l'audio del gioco, che fino a questo momento non stavate sentendo, credo. E beccatevi soprattutto il mio cliccare su continua allora vi ricordate stavamo eh, andando in giro per Tassing i follower su Twitch non contano assolutamente nulla Dice, ah, cioè, ecco perfetto ho già, fatto, ho già fatto la prima gaff della serata nel vantarmi di una roba assolutamente inutile vabbè a me piaceva vedere sto conto tondo va bene non che su Facebook non che su YouTube abbiano poi sto Sta, 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 rilevanza, eh? Cioè, nel senso, sono più una vanity metric, come dicono quelli bravi, no? Cioè, sono una roba che, di cui si vanta il creatore insomma, del canale. Ma poi, alla fine, a YouTube, a YouTube, interessano le views, cioè, quanta gente guarda e per quanto tempo i video. Questo è quello che interessa a YouTube. Non mi frega niente di quanti, quanti iscritti abbiamo nel suo canale. <ride> Comunque, amici. Allora, ehm, dicevo, sta, la nostra cara lei, vedete la nostra cara Magdalene, sta eh, facendo ricerche per la terza e ultima parte dell'affresco. perché si sentono tutti questi versi di animali ragazzi, vabbè, mm, siamo in una fattoria d'altro canto, mi direte voi, quindi stiamo girando per Tassing, abbiamo già parlato con varie persone, perché ragazzi la terza parte dell'affresco è la più difficile, è quella riguardante la storia recente di Tassing e la storia recente di Tassing, come voi mi insegnate, è caratterizzata da un evento traumatico, cioè la rivolta che ha portato, alla fine del secondo atto, vi ricordate, alla morte del povero e del compianto Andreas Mahler, oltre che anche di varia altra gente, ok? Quindi, e la distruzione del monastero. Quindi, cari amici, eh, tocchiamo dei tasti dolenti, no? Quando andiamo in giro per il paese a chiedere di questa, di questa rivolta. Quindi, mh, vabbè, insomma, adesso stiamo... No, abbiamo parlato, vi ricordate, l'altra volta con le signore qui nella casa dei Gertner, che stavano realizzando queste maschere, perché è in arrivo il Natale, no? Penso sia la vigilia di Natale, forse? Boh. Comunque, mh, si farà questa... questa questa C'è cioè questa tradizione, apparentemente, a Tassing, di avere queste maschere mostruose, tipo Krampus, no? Eh, quindi le, 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 queste, queste, queste signore stavano realizzando queste maschere. Al piano di sopra della casa dei Gertner, dove dormiva nel primo atto il buon Andreas Mahler, perché era ospite di questa di questa famiglia ci sono questi due ci sono Apollo e Artemide che non sono due divinità greche come penserete voi ma sono questi due ragazzi sono questi due ragazzi del villaggio che fanno degli scherzoni pazzeschi e siccome noi abbiamo mandato a Monte sono dei buon temponi ok e siccome abbiamo mandato a Monte il loro scherzone che volevano fare con le rane dentro la, 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 il tabernacolo della chiesa eh, non ci vogliono tanto bene quindi probabilmente adesso ci manderanno a stendere senza passare dal via vediamo come va parliamo con Apollo ecco appunto vai al diavolo. Magdalene, fa anche questa brutta facciaccia Vediamo Artemide Niente da fare Vai via Magdalene Niente Bene Fine di questa meravigliosa conversazione Con i due fratelli Torniamo al piano di sotto Con queste abbiamo già parlato tutti Ecco vi ricordate Stavano facendo come vi dicevo prima Queste maschere spaventose No? Va bene Usciamo Usciamo Oh Fa freddone eh, amici Quindi la nostra cara Magdalene Che corre come una disperata Ma ora la faremo camminare eh, eh, Si è messa Vedete questa specie di pelle di orso addosso Va bene allora, eh, questa è un'altra fattoria, cari amici. Beh, è bello però vedere tutto innevato, no? Da un'altra prospettiva sulle cose. Non possiamo entrare nella casa di Hans Bauer, va bene? Quindi venire qui è assolutamente inutile. Va bene, proviamo ad andare per di qua. Vediamo se qui. Boh, immagino che qui non abbia senso andare perché c'è. Guardate, che carine le impronte che si formano sul terreno. Qui c'è la casa abbandonata di, 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 quella vecchia, di quella vecchia neopagana con cui abbiamo fatto conoscenza nel primo atto. Vediamo se ha senso venire per di qua. No, qui non c'è nessuno. In paese abbiamo parlato con tutti. Qui non si va da nessuna parte. Va bene, ok. Quindi dove caspita dobbiamo andare? Scusate. Mm, chi ci manca? Allora, vediamo un po'. La rivolta del 1525. Allora, devo parlare con Agnes Steinauerin. Con questa ho già parlato, credo, no? Ok. Ah, dobbiamo andare alla locanda. Ok, perfetto. È vero, è pieno di gente alla locanda. Tutti sti qua che non troviamo, qui sono alla locanda, quasi sicuramente. Perfetto. Scusate, non mi ricordavo più dove dovevo andare. Quindi andiamo alla locanda. Torniamo alla chiesa e casa dei, dei Drucker. Ok, qua, che sarebbe casa nostra. Comunque stasera vorrei sapere chi ha aggredito il papà della pittrice. Ma vorremmo saperlo un po' tutti, caro Mister No. Ma, te, ma non sono sicuro che. Non sono sicuro che ci verrà. Che ci verrà rivelato in maniera così univoca, almeno. Perché questo gioco, no? L'univocità non è proprio la sua cifra stilistica, diciamo, è più l'ambiguità la sua cifra stilistica. E non è un problema, eh. Sia chiaro. Cioè, bisogna entrare un po' nell'ottica, no, nel progetto artistico, diciamo. Buon tempone a dir poco, <ride> ok. Scopriamo tutto, mister. In locanda a farsi sboccia. Ma Luca, è ancora la vigilia di Natale, chiede mister nomade. Ma immagino di sì, giusto? Allora, possiamo andare in chiesa al mulino. Ha senso andare al mulino, ragazzi. Proviamo ad andare al mulino per andare alla locanda, così, giusto per. Casa dei Mur. Ma siamo già stati qua? No, vero? Oh, non siamo ancora. Cioè, no, dobbiamo ancora parlare con Anna, che è la figlia. È la figlia del fornaio, giusto? Della fornaia. E il cui figlio, eccolo qua, è una kleptomane che ha rubato il cappellino a Andreas Mahler. E il cappellino ce l'ha ancora suo figlio. Vedete, Ulrike. Ok. Eh, parliamo con questi qua, vediamo se hanno qualcosa da dirci. Assolutamente no. Dio ti benedica, Magdalene. Ulrike dice: Ciao, Mag. E Andrea dice: Maglen. Bene. Oh, guardate, hanno anche la bambolina lì sopra. Ma che carini. Ma che simpatici. E qui c'è Paul. Anche Paul non ha niente da dire. Salve, Magdalene. Va bene. Usciamo, cari amici. Penso non ci sia più niente da fare qua. Dico bene? Se vado per di qui, cosa succede? Assolutamente nulla. Posso andare nei pascoli? Mm, ha senso andare nei pascoli? Sì, direi di sì, no? Andiamo nei pascoli. Ok, perfetto, perché qui siamo alla locanda, giusto? Adesso noi torniamo indietro. Oh, eccoci qua. Molto bene. Entriamo alla locanda della mano d'oro. All'inizio della puntata sullo scriptorium c'era la data del salvataggio. E eh, non ci ho fatto caso, caro Luca. Oh, eccoci qua. Allora, c'è un sacco di gente. C'è Alexander che ha in testa... Cos'è quella roba? Un... un elmo da corazziere. Cos'è quella roba che ha in testa? C'è Kazimierz. Questi sono i due che erano seduti al tavolo. C'è Hans che sta battendo delle bisteccozze. Vabbè, parliamo un po' con tutti. Vediamo, Alexander, per esempio, cosa deve dirci. Oh, guarda un po' chi si rivede. Magdalene. E abbiamo due opzioni. Sì, sono io. Sta imparando i nomi di tutti quanti durante il tuo soggiorno. Opzione 2. Boh, diciamo l'opzione 1. Sì, sono io. Ah, bene. Ne è passato di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato. Ah, sì. Come ti trovi a Tassing? Sono stati tutti molto gentili e nessuno mi ha lanciato addosso nulla per la mia musica. Beh, bene, considerate le circostanze, lo considero un successo. Considerate, lo considero. Mm, che brutta traduzione. Devo ammettere che avere perso l'opportunità di esibirmi alla competizione dei maestri cantori mi ha piuttosto turbato. Allora, ricordiamo che questo qui doveva andare da qualche altra parte, giusto, a partecipare a sta competizione, però ci sono i passi bloccati dalla neve, tipo, no? Quindi è rimasto bloccato contro voglia, diciamo, a Tassing. Andiamo avanti. Nel frattempo l'altro scrive... Ah, l'altro è vero non può parlare, scusate, mi hanno dimenticato. È, sì, 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 è muto, forse. Kazimierz si era esercitato davvero tanto. Già. Possiamo dire che ho buttato via un anno della mia vita. Vabbè, fai finta di aver fatto il militare, Alexander, la stessa cosa. <ride> puoi riprovarci il prossimo Natale, no? Sul serio, un anno intero buttato via? Ma no, puoi riprovarci il prossimo Natale, dai. Certo. Anche se più divento vecchio, meno fiducia ho nel futuro. Credo che sia un anno. Le occasioni perse bruciano di più con il passare degli anni. Beh, quello sicuramente è vero, caro Alexander, credo. Beh, anche qui hai un pubblico, la gente di Tassing. Oppure occasioni di che tipo? Di vincere un concorso? Ma no, cerchiamo di essere un po' ottimisti. Beh, anche qui hai un pubblico, la gente di Tassing. E senz'altro canterò per loro. Adoro intrattenere la gente ovunque io vada. Oh, quando canto per gli altri, voglio trasmettere emozioni, voglio vederle sui loro volti. Bravo! Solo allora riesco a entrare in contatto con loro. Questa è l'unica verità che conosco. Beh. I maestri cantori mi valuteranno come meglio credono, ma non è per questo che voglio esibirmi davanti a loro. Voglio emozionare i maestri così come loro hanno emozionato me. Beh, capisci cosa intendo? Beh, direi di sì. Allora, credo di sì, mio padre è anche il mio insegnante e la sua approvazione significa molto per me. Oppure, non saprei, non ci ho mai riflettuto davvero, fare arte è solo un modo per aiutare mio padre. Oppure, forse, io faccio arte per la mia soddisfazione personale. No, diciamola prima, dai. Credo di sì, mio padre è anche il mio insegnante e la sua approvazione significa molto per me. Credo che tutti noi desideriamo l'approvazione di coloro che ci hanno preceduto. Sì, beh, insomma, adesso non... vabbè. E qualcuno un giorno cercherà la mia approvazione. Difficile da immaginare. Ehi, mi dispiace, è solo che mi sento un po' malinconico. Sono le notti lunghe. Oppure, su con la vita, è Natale! No, per favore, questa no, eh. Sono le notti lunghe. Forse hai ragione. Troppe ore di buio. Magari la festa di Natale mi solleverà il morale. Ti troverò lì? Assolutamente sì. Ci sarà quasi tutta la città. In tal caso, non vedo l'ora. A dopo. Molto bene. Perfetto. Immagino sia inutile parlare con Cazzimierz perché non parla. Ah no, invece parla. Attenzione. Ci scrive qualcosina. Vediamo un po'. Continua a scrivere qualcosina. Sì, continua a scrivere e ci, e ci dice: Salve Magdalene. Mamma mia, tre ore per quello. Ben ritrovato, Cazzimierz. Che ne pensi del clima invernale di Tussing? Come sono andati gli spettacoli? Eh, chiediamo questa: come sono andati gli spettacoli? Adesso lui ci dirà, per favore, parla con quell'altro. Cazzi, Vabbè, non dice niente. Scrive, 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 scrive. Bene. Alle persone piace la nostra musica, ottimo. Sei impaziente che arrivi la festa di Natale? Tornerai a casa quando i passi saranno di nuovo agibili? Eh, proviamo a chiedere questo: tornerai a casa quando i passi saranno di nuovo agibili? Scrive, scrive, scrive. Scrive, scrive, scrive. Sì. Continua a scrivere. Scrive, 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 scrive. Scrive tantissimo. Scrive per ore. Tassing è un bel posto, ma mi manca a casa mia. Vabbè, certo, dagli torto. Spero che tu possa rivederla presto, oppure dobbiamo essere gentili gli uni con gli altri in inverno, non abbiamo altri visitatori. Che cacchio c'entra? Spero che tu possa rivederla presto. Scrive, 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 scrive. Grazie, non vedo l'ora di ascoltarti più tardi, cazzi miazz, sembra sembra, sembra un, un improperio, no? Tutte le volte che pronuncio il nome di questo qui, scusate, eh? ma si chiama così, eh, abbiate pazienza. Grazie, Dio ti benedica. Bene, e abbiamo parlato anche con lui. Intanto vediamo perché nel frattempo voi state scrivendo qualcosa, magari. Eh? pa, 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 pa. Questo... Ah, ok. Sono quelli della banda. Perfetto. No, Non avete scritto nulla di particolare. Va bene. Parliamo con Hans, che sta battendo queste bisteccozze. Salve, Magdalene. Ciao, Hans. E non dice più niente. Ah, beh, bello, direi. Ok, ottimo. Oh, qui c'è Voislav, che ricordiamolo era un monaco. Era un monaco, ma si è di, 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 dismonacato. E adesso è un un civile, per così dire. Dio ti benedica, Magdalene. Salve VoiceLab. Ho una strana domanda da porti. Sì? Mentre esploravo l'abbazia per le ricerche sull'affresco, mi sono imbattuta in alcuni gatti randagi. C'erano tanti gatti ai tuoi tempi? Ah, 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 sì, effettivamente me ne ricordo parecchi. Ci sono sempre stati dei gatti intorno all'abbazia, ma un'estate cominciarono a mendicare cibo. Piccole creature insistenti. Fratello Lucas di non aver mai, giurò di non aver mai dato loro da mangiare. Ma ho i miei dubbi. Beh, sembra che l'abbazia sia diventata la loro nuova casa. Ah, buon per loro. Almeno qualcuno continua a fare buon uso di, quei, di quel vecchio rudere. Ti ringrazio per avermelo detto, Magdalene. Stammi bene, Voicelab. Dio benedica te e tuo padre, Magdalene. Vabbè conversazione non Attenzione a Faithful Sausage. Ho sbloccato questo achievement, non so se lo state vedendo. Vabbè, a Faithful Sausage. <ride> Vabbè. No, Freud avrebbe da ridire su questo achievement, ma lasciamo perdere. E, e, allora parliamo invece con Yutta. Cosa deve dirci Yutta? Oh! Ah, salute Magdalene. Ah, e ci parla quell'altro. Vabbè. È un dialogo collettivo, corale, vediamo. Ciao Magdalene, com'è il tempo? Siamo rimasti chiusi qui dentro tutto il giorno a occuparci dei preparativi per la festa. Allora, fresco e pungente, il clima perfetto per una passeggiata. Oppure più freddo del solito, sono contenta di essere finalmente al chiuso. Oppure fa davvero un freddo dannato. Sembra che questo inverno non abbia intenzione di finire mai. Allora, a noi non piacciono quelli, eh, quelli, quelli mh, lamentosi, quindi non risponderemo. Questa roba qua risponderemo. Questo qua, fresco e pungente, il clima perfetto per una passeggiata. Oh, ti lascio questo piacere, dice Simon. Io rimarrò qui dove posso tenere le dita al calduccio. E dice Matilda: Faresti meglio a tenere le dita fuori dal mio impastro, maestro Bauer. Maestro Bauer? In che senso? È Bauer quello là? È figlio di. Ah, vabbè, ragazzi, io qua. Con i co, 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 co parenta... legami parentali, qui non capisco niente. Eh? Allora, Matilda non è la suora che si è di. Di, 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 di suorata. Non era. Non è quella che sta con, con questo qui. Vabbè, spero di ricordarmi. Andiamo avanti con questo dialogo. Io non, non ho fatto niente. Ha ah, infilato i mignoni nel mio impasto, già tre volte oggi, mamma mia. Fallo di nuovo e ti colpirò sulle nocche con il retro del cucchiaio. Boh. Non fare arrabbiare la signora Matilda, Simon. Sì, signore, mi dispiace, signora Matilda. L'impasto deve bastare per preparare i biscotti per l'intera città. Non puoi mangiartelo tutto. Ad ogni modo, a cosa dobbiamo questa visita, Magdalene? Speravo che potessi raccontarmi quello che ricordi della rivolta, perché io ero troppo piccola per averne memoria. Oh, adesso arriviamo nel coso, nella parte veramente importante. Sembra che non ne parli mai nessuno e voi due, signora Matilda e maestro Voislav, siete gli unici qui in città che si trovavano nell'abbazia in quel momento, certo. Gli unici che sono rimasti, perlomeno. Io e Matilda eravamo in buoni rapporti con le persone della città. Dopo un po' di tempo ci siamo lasciati la faccenda alle spalle. Come puoi immaginare, gli altri fratelli non avevano molte ragioni per rimanere. Il cuore del povero vecchio Hidock cedette quella notte. Tutti quegli avvenimenti furono troppo per lui, che Dio abbia cura della sua anima. Ferenc si unì ai domenicani e divenne un inquisitore. È passato di qui qualche volta, gli anni l'hanno reso abbastanza amichevole, considerata la sua vocazione. Non so bene cosa ne sia stato degli altri, a ogni modo se ne sono andati tutti ma l'intera faccenda è un argomento delicato, Magdalene. Perché me lo chiedi? Attenzione, tre opzioni. Nell'affresco della Rathaus voglio onorare tutti coloro che hanno combattuto nella rivolta. Oppure, vorrei rappresentare l'accaduto in modo veritiero nell'affresco, quindi sto cercando di ottenere il resoconto di ognuno. Oppure, ho parlato con altre persone in città, ma le storie sembrano contraddirsi. Vorrei conoscere il tuo punto di vista in modo da poter dipingere l'affresco. Eh, cosa diciamo qua, cari amici? Beh, forse la, 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 la più sensata è la risposta numero tre, alla fine. Perché voglio onorare tutti coloro che hanno combattuto? Beh, perché? Dipende. Tutti, tutti, tutti. Magari qualcuno no. Vorrei rappresentare la caduta in modo veritiero. Questo è un po' naif, no? Cos'è il modo veritiero? Ognuno ha la sua prospettiva sui fatti. Cioè, se non c'è ci sia un modo veritiero, no? Quindi... Boh, forse la più sensata è la terza, insomma. Vediamo cosa state scrivendo. Allora... Effettivamente il suo nome nella lingua italiana suona proprio bene. Si, si sta, si sta riferendo al suonatore, immagino, caro Luca. Matilda sta con Voislav, esatto. Non è la ex suora la Matilda, sì, è la ex suora. Quello me lo ricordavo. Ok. Mi sembra che il tizio con la scopa stia facendo un ottimo lavoro, un po' come i tizi nella taverna frequentata dal buon Geralt in The Witcher 2. Sì, eh, sembra più che si stia allenando, tipo, a muovere, a muovere i fianchi no? che non a spazzare per terra perché spazza sempre nello stesso punto per ore e ore. La 3, la 3. Il tipo che spazza solleva polvere e la spedisce in nell'impasto della ex suora. Esatto, sì, non è, molto, non è molto igienico. Va bene, ti fate tutti per la tre, sì, anch'io ti faccio per la tre, cari amici. Ho parlato con altre persone in città, ma le storie sembrano contraddirsi. Vorrei conoscere il tuo punto di vista in modo da poter dipingere la fresco. Vai. Fu tutto così caotico quella notte. Non c'è da stupirsi che ognuno la ricordi in modo diverso, dice Simon. Iutta dice, aspetta Magdalene, vieni qui. Prima aiutami a dare la forma ai biscotti. Ma che cacchio? Vabbè, almeno non rimarremo indietro mentre chiacchieriamo. Vedi Yuta che ha questo senso pratico. Ti saremmo grati per l'aiuto. Mamma mia, adesso c'è. Cosa dobbiamo fare? Oddio. Allora Magdalene, ritaglia i biscotti dall'impasto e mettili da parte in modo che Simon possa disporli su un vassoio. Vabbè, Simon, non so se sapete chi è, è lui. Guardate questo bel imbusto. Perfetto. Avremo bisogno di molti biscotti di tante forme diverse. Perciò non esitare a cambiare stampo. Dovranno bastare per l'intera città dopo tutto. Ok, quindi devo prendere questo stampo. Tac. Ok. Ah no, aspetta. Premi. Molto bene uh, che carino. Adesso proviamo a fare un cuoricino. Eh, ma che bello. Adesso facciamo un rombo. Eeeh, oh, ma è bellissimo! Adesso facciamo un cerchiolino... Eeeh, oh, ma è carinissimo! E vabbè, ma ruota... Cosa serve ruotare? Cioè, quanti... perché bisogna metterne il più possibile? Ok... Allora, facciamo un po' di cerchiolini... E, e... In realtà bisognerebbe poi alla fine prendere i ritagli e impastarli. no? Così si fa, cioè... Adesso se, se voi... se voi di tassing non sapete... Va bene, facciamone... Aspetta, mettiamo giù il cerchio. Facciamo un altro po' di cellini. Allora, cellino. Ok. Cellino qua. Uh, che bello. Facciamo dei cuoricini. Mi sento molto scemo, eh, ragazzi. Forse ve ne state rendendo conto. Perfetto. Bene. Adesso facciamo un bel cuoricino qua. No? Perché? Ah, ok. Ero troppo vicino al bordo, scusate. Ok, bene. E adesso tocca fare questo qua. Sì, e dai e fammelo ok qua guarda che bello qui ci sta perfettamente e qui no no niente non va bene e allora ruota ok vediamo se riusciamo perché bisogna farne il più possibile tipo no così va bene guarda che bene ok perfetto quindi abbiamo fatto tre per tipo facciamone altri tre per tipo cosa dite uno due aspetta. Due. Ok. E questo lo facciamo co, co, co No. No, ecco così. Molto bene. Adesso, no, ma divertentissimo, eh, ragazzi. Cioè, è più divertente giocare a braccio di ferro in The Witcher. Vi dico solo questo. Ok. Mamma <ride> mia. Quanto va avanti sta roba? Tre cuoricini. Ok. Sì, bellissimo. Eh, eh, quanti bisogna farne, Luca? Mi, mi cazzia, non se ne faccio troppo pochi anche dopo? O... Visto che tu hai già finito il gioco, immagino che anche tu sia stato un biscottaio provetto. No, un, un biscotto. Ah, qui non va bene. E eh, fammelo fare qua. Ok, bene. Perfetto. No, vabbè, ragazzi. Porca eh... miseria. Porca miseria. Non riesco a farne tre di questo, ragazzi. Ok no E vabbè, facciamo un altro uccellino qua secondo me riusciamo a farlo, ragazzi. Ok. No, 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 no. no. Vabbè, basta. E, cioè esc. Se premo esc, cosa succede? Hai finito? Cookie master, ragazzi, ho sbloccato il cookie master hanno un aspetto fantastico, grazie modestamente. Puoi farne altri se vuoi, ma direi che abbiamo che ne abbiamo già abbastanza, sì, bravo. Lasciami riprovare, credo che per ora possano bastare. Vabbè, ma è importante sta roba, cioè ti prego, vediamo cosa state scrivendo nel frattempo. Allora Pappa, pa, vaia di minigioco. Questo è difficile, dice Luca. Orca miseria. Il tipo che spazza si sta allenando a curling, dice Ghigno. <ride> il consiglio di, farli, ti consiglio di farli più vicini. Non c'è il biscotto a forma di boccolo. Almeno, ma taciva che disastro. No, non c'è il biscotto a forma di boccolo. Fallo bene, altrimenti ti tocca rifarlo. Dopo questo, il voto del gioco potrebbe virare <ride> verso il 9. Un biscolero provetto. Bravo, belli ma non buoni come quelli che ho vinto. Oh, Silvia, Silvia Cava. Che bello questo feedback che mi stai dando. Sono contento che ti siano piaciuti. Hai già sbloccato il premio, bene così. Ottimo. Credo che per ora possano bastare. Bene. Grazie dell'aiuto, Magdalene. Ok. Bene. Faremmo meglio a continuare se vogliamo avere tutto pronto per la processione di stasera. Allora, cosa vuoi sapere, Mags? Ho sentito dire che i Lanzichenecchi giunsero in città prima della rivolta e avvertirono i cittadini di lasciare stare l'abbazia. C'era davvero qualche possibilità di parlamentare o era già troppo tardi? Oppure, perché nessuno prestò al loro ascolto? Erano soldati addestrati e uccisero moltissime persone. Oppure, l'abate pensava davvero che le minacce avrebbero funzionato? Proviamo a chiedere la prima. E qua farei la prima. C'era davvero qualche possibilità di parlamentare o era già troppo tardi? Alcune persone volevano parlamentare. Il maestro Mahler lavorò sodo per mantenere la pace. Bravo, Hans, riconoscicelo. Ma dopo che Otto fu ucciso. Oh, Andreas, un vero peccato che sia morto in quel modo. Al monastero lo avevamo preso a ben volere, dice Matilda. Allora, che strano, Agnes lo odia per essersi immischiato. Oppure, Clara mi ha detto che lei e gli altri contadini la pensavano allo stesso modo. Oppure, mio padre dice che ha avuto un ruolo fondamentale nell'impedire che la rivolta sfuggisse di mano. Rimpiange di non essersi schierato al suo fianco. Cosa diciamo qua, ragazzi? Forse questo ha un peso, eh, in quello che allora ah, non è per nulla strano che Agnes lo odi per essersi mischiato visto che se non ricordo male abbiamo cioè nei panni di Andreas Male abbiamo fatto uccidere il suo marito giusto Clara ha detto che lei e gli altri contadini la pensavano allo stesso modo questo boh, io direi la terza qua ragazzi Ghigno dice la tre e anche Mister Noma dice la tre quindi ragazzi andiamo di tre di brutto mio padre dice che ha avuto un ruolo fondamentale nell'impedire che la rivolta sfuggisse di mano rimpiange di non essersi schierato al suo fianco già Andreas e l'abate cenarono insieme per tentare di discutere alcune cose, credo. È un peccato che non siano riusciti a trovare un accordo, dice Matilda. Sì, Andreas ha fatto del gran bene a Tassing e anche a Kersau. Bravo, Voislav! Anche se il vecchio abate si rifiutava di ammetterlo. Ha persino svelato la corruzione che si annidava tra noi. Il vecchio priore Ferenc praticava la stregoneria in seno alla chiesa. Sì, vabbè, tu, Voislav, andavi nel bosco a ingropparti, vabbè, lasciamo stare. Sono ancora addolorato per la sua morte nell'incendio dell'abbazia. So che anche tuo padre la pensava come me, Magdalene, dice Hans. Ma la rivolta in generale non fu giustificata? Oppure non sarebbe stato meglio lasciar perdere tutto? Oppure sembra quasi che nessuno avrebbe dovuto osare opporsi all'abbazia? Eh, io forse qua direi la prima, anche per sentire cosa dicono. Ma la rivolta in generale non fu giustificata? Allora, anche il mio maestro Male era stato preso bene all'abbazia, quando a tavola con il barone aveva proposto di parlare di Martin Lutero. Se no, ma questo è successo anche a noi, caro Luca, se ti ricordi. Eh, io direi la prima, qua, ragazzi. Ma la rivolta in generale non fu giustificata? Sì, penso di sì. Non potevamo nemmeno raccogliere legna o cibo nei boschi senza pagare una tassa. Papà continuava a dire che le tasse, sempre più alte, avevano reso la vita insostenibile. La notte in cui Otto morì, l'abate stava cercando di scomunicare tutti quanti per aver festeggiato la vigilia di San Giovanni. Molte persone pensarono che fosse stato ucciso dall'abate per vendetta. Poi si scoprì che era stato quel tale, Jobst, aveva assunto l'identità di Martin. Non ne avevo idea fino a quando Andreas non ce lo disse quella notte, dice Iutta. Comunque. Dopo Otto e Ulrich, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Così bruciammo il mulino, con quei due bastardi all'interno, dice Hans. L'abate promise di aiutarci se Andreas avesse scoperto chi aveva ucciso Otto. Volevamo soltanto parlare. Tre opzioni. Non hai appena detto che avevate dato fuoco al mulino? Oppure, ma l'abate ordinò ai lanzichenecchi di fermarvi? Oppure, quindi non era previsto che qualcuno bruciasse l'abbazia? Eh, io forse qua direi la prima, ragazzi. Ma non è appena detto che avevate dato fuoco al mulino? Cioè, ti stai leggermente contraddicendo? Sì, ma solo per proteggerci. Vabbè. Lenhard e Jobst erano entrambi degli assassini. Peter perse il lume della ragione. Un conto era Lenhard, che aveva appena ucciso Ulrich. Ma bruciare l'abbazia? Ma quando i lanzichenecchi videro le fiamme, pensarono di trovarsi di fronte all'ennesima rivolta, dice Voislav. Neanche padre Gernot riuscì a fermarli. Siamo fuggiti tutti. Fratello Florian cercò di salvare quante più persone possibili, ma. Iuta, dice: Peter sbagliò a bruciare l'abbazia. Ma ciò che fecero i soldati fu orribile. Papà morì per proteggermi. Lo pugnalarono al petto, dice Simon. Non ricordo nemmeno cosa indossasse, ma ricordo com'era scuro il suo sangue quando lo trovammo. Mamma mia. Era appiccicoso e quasi nero, come melassa. Mamma mia. Papà colpì al volto uno dei soldati, ma ce n'era un'altra, un altro proprio lì vicino e. Eh, Magdalene. Possiamo chiudere qui questa discussione? Sì, forse è meglio, Jutta. Certo, mi dispiace, non intendevo turbarvi. Oppure, sì, grazie per la chiacchierata. Farò del mio meglio con l'affresco. Oppure, d'accordo. Diciamo la prima: certo mi dispiace, non intendevo turbarvi. Grazie, Magdalene. A volte è difficile parlarne, sai, dice Simon. In bocca al lupo. Ci vediamo più tardi alla processione. A dopo. Perfetto, attenzione. E passa del tempo, passa del tempo, passano delle ore, passano delle altre ore. È l'ora ottava, molto bene. Pasticcera, perfetto. È ora di andare al villaggio per il Perchtenlauf. Allora, ho lavorato abbastanza per la vigilia di Natale. Il Lauf si svolgerà tra poco. È ora di dirigersi al villaggio per rabbrividire tutti insieme. Immagino sia questa roba in cui si usano le maschere di qui sopra, no? Quindi andiamo nella chiesa e casa dei Drucker. Molto bene. Tu 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 tu, tu tu tu, tu tu tu, perfetto. E andiamo direttamente al villaggio, direi, no? Cari nove che mi state guardando. Quindi si va per di qua. Villaggio, centro, ma forse centro città, Vediamo, centro città o villaggio? Dove dovevo andare? Vabbè, vediamo se qui sta succedendo qualcosa. No, ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliatissimo. Quindi andiamo per di qua, villaggio. Oh, eccoci qua. Guardate quanta bella gente. Cristo si muore di freddo, dice Apollo. E il vecchio Peter dice: chiudi il vecchio ragazzo, facciamo questo festival tutti gli anni. Startene qui cinque minuti, non ti ucciderà di certo, ma non muore mai sto vecchio Peter. Oh, bene, ce l'hai fatta, Magda, dice Clara. Iniziavo a temere che ti saresti persa la processione. Attenzione: tre opzioni: non mi perderai il Perten Lauf per nulla al mondo. Oppure, ero così impegnata a cercare di completare l'affresco che ho perso la cognizione del tempo. Oppure, a dire il vero, preferirei stare al chiuso davanti al fuoco. E. Beh, cosa diciamo qua, ragazzi? Immagino che non sia così. Così importante. Diciamo la seconda. Ero così impegnata a cercare di completare l'affresco che ho perso la cognizione del tempo. Beh, vedi di riposarti un po' stasera. È un giorno di festa, dopo tutto, dice Clara. Shh, sta iniziando, dice Ursula. Marta. Oh, mi è davvero adorabile. Mi piacerebbe essere la santa luminosa un anno e condurre tutti i demoni nel bosco. Ah, eccolo qua. Che, che carina. Quindi c'è lei che... Uh, ma che belli. E fanno paura ai bambini... Eh, uh, ma è bellissimo. Attenzione, perché mh, io la torcia in mano non la darei a questi qua, eh, con, con, con i precedenti che, che ci sono, ma vabbè. Ok, beh, bello, carine queste animazioni, però, eh, sono molto belli. Quelli sono gli unici ragazzi che ti verranno dietro, Artemis. Ah, 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 dice Apollo. Apollo, smettila, dice Veronica. Eh, scusa, mamma, dice Apollo. Eva dice: Cristina, li vedi i Perkten? Oh, e qui ce la spiega finalmente. I Perkten prendono il nome dalla dea germanica Perkta, e sono creature soprannaturali simili a diavoli che seguono la dea nella caccia selvaggia. Esatto. Perché, cari amici, dovete sapere che io stesso ho scoperto, grazie a questo gioco, che la caccia selvaggia non è che sia un'invenzione di, 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 di Sapkowski per The Witcher, ok? Visto che è una parte importante, no? Nella, del folklore, della lore di The Witcher, ma è una leggenda paneuropea di cui sono presenti delle varianti anche in alcune regioni italiane, pensate quindi magari qualcuno di voi già conosceva la storia della caccia selvaggia so che c'era una variante in Sicilia so che c'era una variante dalle parti di Brescia per esempio e, e tra l'altro questa perta è la divinità che era venerata nel primo atto dalla vecchia neopagana che ce l'aveva a morte col barone Rothfogel ed era una dei sospettati del suo omicidio, vi ricordate? Va bene. Andiamo avanti amici, andiamo avanti. Intanto vediamo cosa state scrivendo, eh. Adesso arrivano i zampognari, dice Luca. A proposito, Luca, non so se l'hai già scoperto o ho scoperto io l'acqua calda, hai guardato cosa significa Maler in tedesco? Maler signora in giallo. <ride> no, non credo. Pittore, Andreas Maler. Ok. Andrea pittore. Mm, ok. Mm, hanno avuto fantasia. <ride> esatto. Va bene. Cristina, vedi Perkin? Che paura! Dice Cristina. Non mi piace, dice Andreas. E Anna dice: Shh, Andreas, va tutto bene. Sono solo dei costumi, delle grandi maschere indossate dai nostri vicini, ricordi? Uh, che freddo, dice Eddie. Magdalene, preferiresti essere la santa luminosa o uno dei perkten? Attenzione, vorrei essere la santa luminosa. La corona è la mia parte preferita. O oh, un perkten, sono così spettrali. Oppure, non credo di voler partecipare alla processione. Preferisco guardare. Beh, insomma, io preferirei essere la Santa Luminosa, ragazzi. Voi cosa rispondereste in questo, in questo dialogo? O voi nove che state, che state seguendo secondo Twitch? Vorrei essere la Santa Luminosa, scelgo io. Chissà l'anno prossimo a chi il consiglio sceglierà di affidare la parte, dice Anna. Non mi sembra giusto che sia Artemis a interpretare la Santa Luminosa, solo perché suo padre è nel consiglio cittadino, dice Marta. Brava, fai polemica. Avrai la tua occasione, non temere, dice Clara. Tassing celebra il Lauf, da che ho memoria. Qui in città tutti hanno già partecipato alla processione in passato. Beh, tranne voi ragazzi. Oh, attenzione: tre opzioni. Vorrei che papà potesse essere qui. Oppure mi si stanno rizzando i capelli. Oppure pff, che noia, stiamo semplicemente in piedi in mezzo alla neve. Che senso ha? Ma no, vorrei che papà potesse essere qui. Assisterà a quello dell'anno prossimo, sicuramente, dice Eva. E potrai raccontarvi tutto una volta a casa. Veronica, stupendo come sempre. È maledettamente interminabile come sempre. <ride> Beh, almeno dopo si mangia, dice Giorgio il grosso. Attenzione! Oh, molto bene. E siamo nella locanda, tutti si divertono. Arriva il nostro spasimante, l'uomo di Similaun, ricordiamolo. Uzz, oh, eh, Ehi, Mags, Magda, eh, no, al oh, diavolo, Mags, perché a noi non piace, ricordiamo, essere chiamati con questo nomignolo. Ce l'hai fatta per un attimo, ho temuto che ti saresti persa il divertimento. Buon Natale, Mags. Allora, buon Natale Uz, prima opzione, oppure sei già alticcio, che comportamento irresponsabile per un membro del consiglio cittadino, oppure non scolarti tutta la birra prima che io l'abbia assaggiata, maiale. Ma ragazzi, io sarei un po' io sarei un po' Ma no, buon Natale Uz, dai, non facciamo polemica. Guarda, Baltas ha preparato un lotto di birra speciale e ho sentito che tu hai fatto anche dei biscotti e pare che Alexander e Cazz suonerando qualcosa. Oh, spero che suonino Cristo è nato il giorno di Natale. È la mia preferita. Cos'era? lit del momento? Oppure, hai dimenticato il nome di Cazzimierz o affibi soprannomi a tutti stasera? <ride> Ma, sa sa sapete che forse direi questa. Dai, diciamo questo. Facciamo un po' di... Mettiamo un po' di pepe. Eh? Ehm, è un segreto, Mags. Dai, andiamo a prendere qualcosa da mangiare. Oh... Uh, che bello! Guarda, notare che l'upper class è di sopra, eh? vedete quelli un po, più, no? un po' più studiati, come si suol dire. Ahem, dice Jorg il Grosso. Attenzione vuole un po' di silenzio, ehi! Dice Veronica. Ascoltate tutti, Jorg vorrebbe parlare, attenzione! Uh, sì, grazie Veronica. A nome del consiglio cittadino, vorrei ringraziare tutti voi per essere qui stasera. Magdalene, discorso, discorso. Oppure, oddio, ci vorrà un po'. Oppure ascolta attentamente. No, ascolta attentamente. Dai, non cominciamo a fare i soliti. Allora, ascolta attentamente. Quest'anno è stato difficile per tutti noi. A memoria d'uomo non c'erano mai state nevicate peggiori. E a causa delle gelate precoci, abbiamo avuto un raccolto ridotto. Meno persone hanno attraversato il passo rispetto agli altri anni. Nico, tu hai avuto pochi clienti, e a noi tutti è mancato il commercio. Alexander e Kazimierz siete stati trattenuti dal vostro viaggio. Gnazio, la neve ti ha impedito di tornare a casa. Gnazio è l'amico aiutante di, di Coso qui, dell'inventore pazzo. E so che abbiamo tutti sentito la mancanza di Klaus in città durante questi mesi in cui è stato costretto a letto. Eh sì, lui è il mio nostro padre, Klaus. Eppure il Signore ha fatto sì, immagino, ha fatto sì che ci fossimo l'uno per l'altro e ci ha benedetto in questa serata con ospiti allegri e buona compagnia. Bravi, dice Gret. Amen, dice Voislav. Rendiamo grazie a Dio, dice il prete. Che Dio ti benediva vabbè. E continua Yorg il grosso. Anche se questa stagione è stata dura, Dio sa che abbiamo comunque molti motivi per festeggiare questo. Iule. Cos'è? Cos'è? Iule. Il periodo delle feste natalizie. Ah, si dice così? Il termine originariamente utilizzato in riferimento alla festa pagana di Iule, ah, è un altro sincretismo, coincidente con il sostizio invernale, è stato poi cristianizzato ed esteso all'intero periodo natalizio. Va bene, ok, perfetto, ma è interessante. Non lo sapevo. Andiamo avanti. Endris, hai creato strumenti di cui non avremmo potuto fare a meno. Endris è il fabbro. Ho solo fatto il mio lavoro, dice Endris. Dottor Stolz, ci avete mantenuto tutti in salute? Sì, quando non è ubriaco, diciamo, va bene. Questo dimostra la mia esperienza, Jorg, dato il clima così crudele. Eh, pensavo fosse un discorso del consiglio, non per il consiglio. Oppure continua ad ascoltare. No, non facciamo polemiche, ragazzi. La sera di Natale, eh, Per cortesia, no. Vediamo cosa state scrivendo. Papà, papà, pa, 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 l'aggressore del papà della pittrice si travestirà da mascarone, dice Mister Nomade. Sì, in effetti. In un paese pieno di sospetti, fare sta roba in maschera non è una bella idea, eh, secondo me. L'ultima cena, non proprio. Esatto, Mister Nomade. Che discorso, rissa rissa, una bella rimpatriata. Bello il gatto razzo, dice Luca Chiara. Dov'è il gatto razzo? In che senso? Che gatto razzo avete visto, ragazzi? Scusate, sto guardando la scena, ma non, non lo sto vedendo, cavolo. Cioè, è una scena, c'è cioè, dell'horror vacui in questa scena, no? Cioè, sembra una di quelle robe, sapete, della steam in mystic in cui devi trovare gli oggetti nascosti dentro, devi trovare gli errori, quelle robe lì. Vabbè. Mm, ok. <ride> Nel libro con iule. Nel libro con iule. Ok, non no, 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 so assolutamente. Vabbè, andiamo avanti. Continua ad ascoltare, ragazzi. Magdalene, tu hai dipinto l'affresco per noi. Oh. Allora, tre opzioni. Grazie a tutti per avermi affidato questo compito. Ho fatto del mio meglio per onorare la storia di Tassing. Oppure, vorrei solo che mio padre fosse qui per festeggiare l'approssimarsi del completamento insieme a tutti voi. Che due scatole. Oppure, nonostante alcuni dubbi sollevati dal Consiglio Cittadino, sono felice di comunicare che l'affresco è quasi finito. No, non facciamo polemica e, di e diciamo la prima. Grazie a tutti per avermi affidato questo compito. Ho fatto del mio meglio per onorare la storia di Tassing. Alexander e Kazimierz avete diffuso il buon umore nelle prime notti d'inverno. Il piacere è nostro, davvero, dice Alexander. Poi, inoltre, questa sera in particolare dovremmo ringraziare Baltas per aver prodotto una birra così deliziosa per tutti noi. Oh, Baltas era l'inventore pazzo, ricordiamolo. Urai, viva Baltas! Ben detto, che Dio lo benedica. Bene. No, no, vi prego, Ignazio mi è stato di grandissimo aiuto, è tutto merito suo, dico davvero. Ok, si alza Ignazio. Oh, beh, grazie, grazie. E grazie al nostro Signore che ci ha gentilmente offerto questo banchetto. Cioè? Sì, sì, che il Signore lo protegga, grazie alle sue tasche gonfie, alla sua salute. Ma perché? Chi è? Cazzi e io suoneremo... Ma intende il feudatale il duca, chi caspita? Vabbè, cazzi e io suoneremo più tardi, quindi venite pure a richiederci delle canzoni se ne avete qualcuna in mente. Dai, Magdalene, vai a chiedere la hit del momento, cos'era Gesù. Canta l'amante, diamo via le danze... Questo è tutto, dice Jorg. Se posso, Jorg, vorrei benedire questo lautobanchetto che il nostro Signore ci ha offerto, dice Thomas. Certo, padre. Siamo qui riuniti in questo giorno per celebrare la nascita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Come il nostro Signore terreno ha provveduto a noi con questo pasto, allo stesso modo Cristo ci ha donato il pane della vita. Quindi vi chiedo di unirvi a me in preghiera. Benedici noi, oh Signore, e questi tuoi doni che stiamo per ricevere per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso tutti diranno Amen, 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 amen. E Magdalene dice amen. Anche lei, per ultima. Bene. Che succede? Thomas, per favore, gente. So che Baltas ha prodotto una birra eccellente. Ma ricordate che la temperanza è una virtù. Bravo, Thomas, perché qua secondo me va a finire male. Festeggiate Gesù bambino, come se la sua mangiatoia fosse qui con noi. E Magdalene, il punto non era che non c'era posto nelle locande? Oppure socchiudi gli occhi in modo interrogativo? Ah, cioè sul fatto che Gesù era in una mangiatoia perché non c'era posto nelle locande? Socchiudi gli occhi in modo interrogativo. Cosa dite, ragazzi? Cosa, che risposta devo dare? qua Allora, pa, 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 pa. quando hai controllato il significato della parola, ah, cioè si vedeva. Scusate, ok, eh, okay, ok, ok, scusate. Due. Sì, il Karaoke! Magda sarà interpellata per la compilation natalizia, ok. Magda e i suoi sorapis. Mamma mia, ragazzi! Ma siete troppo avanti. Siete veramente. Guardate, sono fiero di voi, ho sette presenti. Soprattutto di Mister Nomade che fa queste citazioni dotte. Eh? Cos'era Adelmo e i suoi sorapis, eh? giusto? Era la tipo una delle prime identità artistiche di zucchero. Se non ricordo male, dico bene, Mister Nomade. Fammelo sapere. eh? Fammelo sapere nei commenti. Ghigno suggerisce la uno. cioè facciamo polemica col prete, eh? Boh, non son convinto, vediamo se qualcun altro è d'accordo con Ghigno. Delmo. Ah, non a Delmo? Delmo e basta? Ah, ok. Nel libro c'era raffigurato un gatto con una pentola infuocata legata sul dorso. Ah, ok. Ma guardate che le miniature medievali fanno riderissimo, eh, ragazzi. Le miniature medievali, cioè... Ehm... Hanno veramente delle robe. Cioè, a volte ci sono delle robe anche proprio oscene. Magari non dentro i libri sacri, ma non è così strano trovarlo, ne, trovarle nei codici miniati. Si divertivano molto, secondo me, i miniatori. Cioè, ci, 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 ci trollavano alla grande proprio i loro committenti, a volte. Va bene, eh, volete che fare polemica, ragazzi. A questo punto facciamo polemica. Va bene. Il punto non era che non c'era posto nelle locande? Si sta davvero arrampicando sugli specchi, quest'anno, non è vero? <ride> dice Eddie. Va bene. Buon Natale a tutti, dice Jorg. Finalmente si mangia, dice Apollo. Oh, bene. Magniamo e beviamo tutti. È già ubriaco Fradi, cioè il nostro il prete se ne va. Allora, un Natale d'oro. Benissimo, vediamo cosa dice il diario. Tutto sembra pronto per la festa di Natale alla mano d'oro. Immagino che dovrò essere cordiale e salutare tutti. Va bene. Ok, il fatto che il prete se ne sia andato è una roba sospetta? Cioè, è una roba strana? Ci dovrebbe incuriosire? Ci dovrebbe preoccupare? Ci dovrebbe... Vabbè, par parla con tutti, possiamo parlare con pochissimi. Parliamo con Eva, per esempio. Cosa devi, devi dirci, Eva? Magdalene, finalmente sei venuta a salutarci. È ubriaco fra, dice cioè quello lì, eh, mamma mia. Ben ritrovato, Utz. Quindi ora hai deciso di usare il mio nome completo, eh? Oppure cosa vuoi, Utz? Ehm, vabbè, non facciamo polemica, dai. Ben ritrovato, Utz. Till il giovane, salve Magdalene. Buon Natale, Eva e Till. Magdalene, che piacere vederti. Sì, ma io sono qui da ora, eh, ragazzi. Come va l'affresco nella Rathaus? House? Ho sentito dire che l'hai quasi completato. Giusto. L'ultima volta che ne ho sentito parlare, stavi ancora lavorando alla sezione centrale. Quella sulla storia dei santi, non è vero, dice Eva? Allora, sì, Madre Franziska è stata così gentile da invitarmi all'interno del convento per permettermi di usare il chiostro come riferimento oppure, ah giusto, potrei aver detto a madre Franziska di voler diventare una sorella per vedere l'interno oppure, ho completato quella sezione non è stato semplice scalare le vecchie rovine della Bazzia ma volevo dipingerla al meglio e, beh, cosa diciamo ragazzi? Forse la prima sì, madre Franziska allora, vediamo un po' pa, pa, pa. il vecchio Peter ha una bella cera <ride> la stessa che ha dal primo capitolo nonostante tutti gli anni che sono passati, cari amici sì, madre Franziska è stata così gentile da invitarmi all'interno del convento per permettermi di usare il chiostro come riferimento, dai sono sicuro che l'interno del convento sia bellissimo. Il chiostro fu costruito nel 1234, se ricordo bene. Chiersau è stato un generoso mecenate dell'ordine benedettino. È bello vedere che le clarisse si prendono cura del posto. Oppure un ah, ah, scusate, due opzioni. C'è un bellissimo affresco sulla costruzione dell'abbazia nella cappella del convento. L'ho riprodotto in uno schizzo per la House. Hanno abbandonato il laboratorio alla mercé del tempo, purtroppo. Ci sono ancora in giro materiali impilati e barattoli di pittura essiccata. No, non diciamo sta roba, diciamo questo, è più bello, no? Cioè, è la sera di Natale, dai, parliamo di robe belle. C'è un bellissimo affresco sulla costruzione dell'abbazia nella cappella del convento. L'ho riprodotto in uno schizzo per la Rathaus. Davvero intelligente. Sai, ultimamente Oetz è passato alla Rathaus così spesso che ho iniziato a pensare che voglia diventare un artista. Attenzione. Mag ma... Eh sì, vabbè, figurati. Magari potresti insegnargli qualcosa. Mamma, non è... Io volevo solo... Lascio perdere. Ecco, bravo. Sarei lieta di mostrarti come lavoro un giorno o l'altro, Uzz. Oppure, saresti solo una distrazione comunque. Preferisco lavorare da sola. Oppure, penso che saresti un ottimo pittore, Uzz. Potrei insegnarti come preparare e bagnare i miei pennelli. Cosa facciamo, ragazzi? Facciamo la civettuola? Eh? A ah, me sta un po' sulle balle quello lì, eh. Cioè, adesso che lo vedo così ubriaco gli darei due sberle. Quindi non. Boh, non lo so. Mmm... A me la gente che ubriaca proprio nella vita. Adesso devo cercare di mettermi nei panni di Magdalene, lo so. Però nella vita vera la gente che si ubriaca proprio. Trovo cioè, che sia una roba veramente stupida. Ehm, Luca Chervesio dice: E civetta! Gauss, però, aveva detto 1. Mister Nova della 1. Ghigno la 3. Attenzione, abbiamo due, abbiamo due opzioni. Vediamo se qualcun altro dice la sua. Perché per adesso siamo 2 a 2. No? Luca e Ghigno vogliono la 3. E eh, Gauss e Mister Nomade dicono la 1. Luca dice: Hai ragione. Immagino su quello che ho detto prima. Ma non su, sulla scelta qui nel dialogo. E... Boh. Ragazzi, cosa? Ma sì, Civetta e anche Morax, ovvero. Marco, giusto? Fa tu, Mosè. Beh, allora fai la due, dice Luca. No, ma adesso mi pare ci sia una netta maggioranza per la civetta. Dai, facciamo la civetta. Penso che saresti un ottimo pittore, Oetz. Potrei insegnarti come preparare e bagnare i miei pennelli. Um, um, certo, sì, giusto. <ride> dice Tili Giovane. Comunque, Magdalene, cosa stai dipingendo ora sull'affresco? Sto lavorando alla rappresentazione della rivolta, ma credo di aver fatto arrabbiare Agnes chiedendo le informazioni a riguardo. Esatto, avevi... allora avevi solo pochi anni, Dio, è passato così tanto tempo. Oh, cara vecchia Agnes, la rivolta l'ha lasciata piena di rabbia, specialmente dopo aver perso Fortunato. Penso che aiutare Brigitta con Craft l'abbia aiutata a riprendersi, ma non mi sorprende che non volesse parlare della rivolta. Ci sono voluti anni perché Tassing si riprendesse dopo quella notte. Grazie a Dio abbiamo fatto molta strada da allora. Etil dice, Otto sarebbe orgoglioso di ciò che è riuscita a fare questa città. Allora, lo penso anch'io, oppure è un peccato che sia morto senza vedere come si è trasformata la città. Lo penso anch'io. Sai, Magdalene, penso che sarebbe particolarmente orgoglioso di te per come hai commemorato Tassing nell'affresco, diceva. Ma quindi l'hanno già visto, sto affresco, loro? Sarebbe entusiasta all'idea che tu diventassi parte della famiglia. Ah, attenzione, sono onorata che la pensi così. Oppure, eh, aspetta, mi stai proponendo di sposare tuo figlio? Oppure, eh, oddio, non voglio sposare... Ragazzi, cosa rispondiamo qua? Io non sono per niente convinto di sto spasimante che il gioco ci ha affibbiato. Dai, guarda che faccia da schiaffi che ha. Cioè, scusate, eh. Certo, mi avessero messo nei panni di un uomo che corteggia la suorina del convento, sarebbe stato tutto diverso, eh, amici? O anche di una donna che corteggia la suorina, eh, va benissimo, sia chiaro. Solo che nel 500 la vedo come una roba un po', un po meno probabile, diciamo. Ragazzi, cosa diciamo? Proviamo a dire la seconda, dai. Uh, aspetta, mi stai proponendo di sposare tuo figlio? Sei una giovane donna capace, Magdalene. Il matrimonio sarà la prossima tappa della tua vita, dice Eva. Dovremmo parlare con Klaus, ovviamente, ma tu e Oetz siete una bella coppia. Eh, va bene, ne parlerò a papà, oppure fissa a disagio. Eh, 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 va bene, ne parlerò a papà. Dai, non facciamo polemica. Ad ogni modo, non voglio trattenerti a parlare con noi anziani. Vai pure a divertirti e trascorri un buon Natale. Buon Natale, Eva e Till. Buon Natale, Oetz. Eh, buon Natale Max, cosa vuoi che ne capisca lui, figurati? Completamente ubriaco. Va bene, parliamo con Veronica. Dai, parliamo con Veronica, va là. Allora, vediamo cosa si dice da queste parti. Buon Natale Magdalene, ti stai godendo la festa? Tre opzioni. A chi non piace una scusa per bere? No, questa proprio no, eh. Oppure, è meraviglioso vedere tutti insieme così di buon umore. Oppure, oh sì, non riesco a ricordare l'ultima volta che abbiamo organizzato una festa così grande. È un bel cambiamento. Dai, diciamo la seconda. È meraviglioso vedere tutti insieme così di buon umore. Vero? Anche il nonno si sta divertendo. Beh, quello si diverte sempre. Quest'inverno è stato difficile per la sua gotta. Il freddo gli blocca le articolazioni. Gli ho detto che non doveva venire per forza al Lauf, ma ha insistito. Non mi sono perso neanche una processione di Jule nella, nella vita. Che io sia dannato se mi farò fermare da un po' di neve. Cough! Ecco appunto. Oh, Dio. Lo sappiamo, vecchio. Ad ogni modo, come ho, ha detto prima Jorg, è bello passare una notte in allegria e in buona compagnia opzioni. Mi sei sembrato titubante stasera, Jorg. Forse dovresti esercitarti a parlare in pubblico. Esatto, un po' di public speech, caro Jorg. Devi studiarlo. Grazie per aver menzionato mio padre nel tuo discorso, Jorg. Sarà felice di sapere che sentite la sua mancanza. Oppure, hai... sì, hai tenuto un bel discorso, Jorg. Ma io direi la seconda qua, ragazzi. Grazie per aver menzionato mio padre nel tuo discorso, Yorg. Sarà felice di sapere che sentite la sua mancanza. Figurati, Magdalene. Klaus è un bravo uomo e tutti sentiamo la sua mancanza nella nostra comunità. A essere onesto, non mi aspettavo di tenere un discorso stasera. Ho semplicemente pensato a quello che è successo quest'anno in città. Davvero? Werner continuava a insistere perché qualcuno tenesse un discorso. Così Paolo ha detto che ero il più carismatico del Consiglio. L'ha detto davvero, dice Veronica. Beh, ha detto che io sarei riuscito a far arrabbiare il minor numero di persone possibile. E Baltas ha detto che è merito del mio carisma. Vabbè. Oh cielo, un'interessante scelta di parole, dice Magdalene. Sorridi a disagio. <ride> Ma sono un po' tutte e tre cattive, diciamo. Però forse la seconda è la meno cattiva fra le tre cattive. Un'interessante scelta di parole. Cough, dice Peter. A essere onesto non avrei mai pensato che un giorno l'agente di Tassing mi avrebbe prestato ascolto, se neanche noi, caro. Ma hai sempre fatto parte del consiglio cittadino. Non abbiamo sempre avuto un consiglio, però, dice York. Fino alla notte della rivolta, in realtà, non mi ero mai sentito in grado di fare qualcosa di mia iniziativa. Di essere me stesso. Beh. Amavo mio padre, ma. Quello che ha fatto. Perché cosa ha fatto? Chi è suo padre? Pensavo che avesse condannato la città. Ma è figlio di. È figlio di otto? L'intera faccenda fu colpa dell'abate. Peter fece la cosa giusta. Ah no, è figlio di Peter. È figlio del vecchio qua. Sono successe tante cose terribili tutte insieme. Nessuno può, assum può assumersi tutte le colpe. No, per fortuna. Ehm. Boh, diciamo la seconda, va, che è un, vabbè, un po' democristiana, però un po' cerchio bottista, ma va bene. Sono successe tante cose terribili tutte insieme, nessuno può assumersi tutte le colpe. No, ma mio padre agì con violenza, scelse di distruggere l'abbazia. L'ho sempre assecondato perché era mio padre, pensavo che dovesse per forza avere ragione. Quella notte per la prima volta ho cambiato idea. Bravo Jord. Quella notte ho imparato che puoi lottare per una giusta causa, ma scegliere comunque il modo sbagliato per farlo. E eh certo, bravissimo. E ho giurato che non avrei mai più permesso che accadesse di nuovo. Bravo, York. Vedi che sei veramente. Eh. La rivolta ha scardinato tutto ciò che pensavo di sapere su Tussing e su me stesso. Ma sotto molti aspetti ha giovato a Tussing e questo mi fa ben sperare. Beh, che cosa intendi? Hm. Beh, il nuovo signore è severo, ma ci ha concesso un accordo. Il consiglio ci permette di governarci in autonomia. Sì, ma ve lo stava già concedendo, è questo che mi fa perdere la ragione. Veronica, per quanto mi sia lamentata oggi, Jorg ha ragione, dice Veronica. Vedi, 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 vedi. La vita è cambiata a Tassing, e anche se i primi anni sono stati duri, ora stiamo meglio di prima. Oh! Ma se prima ci dicevano che tutto era peggiorato, non era anche lei nel gruppo di donne che ci diceva che tutto era peggiorato deve essere l'alcol, eh, a rendere tutti così ottimisti. <ride> Nessun abate che ci guarda dall'alto in basso, che fa leggi stupide come pare a lui. Il nostro signore vive a giorni di distanza, ma come si chiama sto signore? Finché paghiamo le tasse, ci lasciano in pace. Artemis e Apollo vivranno una vita migliore della nostra. Ma che bello. Non osare parlare male di mio figlio, ragazzino, ti ha dato tutto quello che aveva. Dio conceda pace alla sua anima. Ma con chi ce l'ha adesso sto qua? Cof, cof. Lo so, nonno. Allora, tre opzioni. Scegliere di vivere in modo diverso da tuo padre è stato coraggioso. Penso che tu e il resto del consiglio abbiate fatto un ottimo lavoro. Prima opzione. Ma è proprio questo il punto, no? Senza la rivolta non avresti potuto dare ai gemelli una vita migliore, oppure. Quindi, anche se non eri d'accordo con lui, le azioni di Peter ti hanno permesso di avere una vita migliore. Eh. Vabbè, ragazzi, qui si filosofeggia, eh. Qui si filosofeggia e anche in maniera un po' capziosa, secondo me, con queste ultime due risposte, ok? Cioè, mh, vabbè, anche l'Italia nel dopoguerra stava meglio che prima della guerra. Quindi è stato un bene fare la guerra? No. Cioè, non è che... Non è che vabbè, discorsi molto complessi, ok? Cioè, visto che adesso stiamo meglio del periodo prefascista, è stato un bene che ci siano stati i fascisti? No. Cioè, è capzioso allo stesso modo il discorso che sta facendo Magdalene nell'ultima nell opzione, con le, nelle ultime opzioni qua. Che ne pensate, ragazzi? Siete d'accordo? Forse sto dicendo parole che su Twitch non bisogna dire, tra l'altro. Eh. Io non... Ignoro completamente queste... queste, 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 queste... Allora, scusate, sto, sto ignorando completamente quello che state scrivendo. Fissala! Beh, un po' di musica leggera, poi stop, e solo il 2 Medievale può suonare. Adelmo e i suoi Sorapis. Adelmo, Zucchero, Fornaciari, ecco, vedi? Do di battaglia, ma dai, veramente? Cioè, Do di battaglia dei Pù era uno di Adelmo e i suoi Sorapis? E anche Maurizio Vandelli? E c'era Fio Zanotti? Michele torpedine e un bimaggi. Un CD solo. Uh, ma erano un gruppone, cavolo! Ma sai che io pensavo ci fosse solo zucchero? Cioè che gli altri fossero tutti dei figli di un dio minore? Invece era un gruppone con due palle così. Porca miseria! Ma dai! Ma pensa. E hanno fatto un unico CD. Ok, ma scusami, ma Maurizio Vandelli non era già all'epoca? E, e i Pooh non esistevano già? Vandelli non era già nei. Cos'era, nei dic Dick Vandelli? Dov'era Vandelli? I Dick Dick erano il suo gruppo? Oh, mi sto confondendo. Qui dovrei avere più l'età dei miei genitori che non la mia, eh, per, saper essere più, per essere più un gruppone con due P così, dice Gauss. Esatto. Anche il Lercio è in tiro per la vigilia di Natale. Oddio, dov'è il Lercio? Eccolo là! È questo qua, giusto? È lui? Il Lercio, è lui, ragazzi. Yorg deve guardare l'ultimo video di Mosè per capire che la comunicazione è una cosa seria, esatto. Visto che manca mezz'oretta al termine della live, fino a che ora saresti disposto ad andare avanti a giocare, Mosè? Beh, io, se, ragazzi, domani, cioè tutti i prossimi giorni, ho dei giorni pazzeschissimi. Bisogna parlare anche con tutti quelli al primo piano della, 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 della locanda, più aizzare i musicisti. E Kip. Keep... Ah, Kip, È vero! E Kip 84 era Vandelli. Porca miseria. Vedi che non riusciamo a finire, Luca. Io te l'avevo detto che non riuscivamo a finire, eh. Quindi, ragazzi, noi alle 22.30, a meno che non parta una. Scena interminabile che non riesco a bloccare, noi alle 22.30 finiamo ragazzi, tanto possiamo andare avanti un'altra volta, che problema c'è? No problem ragazzi, avete problemi voi? Io no personalmente, ma ho problemi a rimanere, a rimanere, andare avanti a oltranza perché ho delle giornate ragazzi, che levati. Allora, io qua, ragazzi, darei. Allora, come ho appena detto, le ultime due risposte sono assolutamente capziose. Quindi di direi la, quella in alto. Scegliere di vivere in modo diverso da tuo padre è stato coraggioso. Penso che tu e il resto del consiglio abbiate fatto un ottimo lavoro. Grazie, Magdalene. Ho fatto del mio meglio per rendere onore alla città e a papà. Sei proprio suo figlio. Lo hai reso orgoglioso, ragazzo. Ok, ma quindi è figlio di Ozzo. Ozzo è figlio. Cioè, Peter è il nonno di questo. Non capisco niente, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Grazie, nonno. Ok, è suo nonno. Perfetto. Quindi è il figlio di Otto lui. Vabbè. Comunque, sto andando a prendermi un altro boccale. Qualcun altro vuole qualcosa? Sì, sì, porta una brocca! Dice il vecchio Peter. Hai bevuto abbastanza, nonno? I tuoi umori potrebbero risentirne. Eh, sì. Per me è un'altra, Jorg. Ecco, vedi. Magdalene. Mm, mm, me ne prenderò un altro più tardi grazie no grazie eh, no grazie va bene ci vediamo più tardi allora Magdalene buon Natale buon Natale a tutti oh molto bene dobbiamo parlare allora ci sono i musicisti qua ma forse parliamo prima con Anna ragazzi la figlia del fornaio vediamo cosa deve dirci oh salve Magdalene buon Natale a te buonasera Magdalene buon Natale a voi Ulrike, Andreas, salutate la signorina Druckerin. Ciao! E lui? Ciao! Oh, è tutto imbarazzato. Su via, Andreas, non essere timido. Conosci la signorina Magdalene. Scusalo, Magdalene, non parla ancora granché. Ma non c'è problema. Non c'è problema, c'è parecchio trambusto questa sera. Ciao Ulrike, ciao Andreas. Non sono ancora abituata a sentirmi chiamare signorina Druckerin da te. Ma vabbè, no, non diciamo questa. Mm. Salutiamoli, ciao Ulrike, ciao Andreas, come ti è sembrato il discorso di Jorg Magdalene? Allora, tre opzioni, ci ha ricordato tutto ciò che abbiamo ancora e avevamo tutti bisogno di sentircelo dire, oppure piuttosto essenziale direi, ma niente ha fatto male, oppure mi è piaciuto abbastanza, immagino che qualcuno dovesse dire qualcosa, è giusto che l'abbia fatto un membro del consiglio. Ehm, allora, cosa diciamo? Ragazzi, forse la seconda è la più sincera. No? Però forse dovremmo dire la prima. Insomma, per essere un po' più positivi, vediamo un po'. Beh, se vuoi, ti dico quanto manca. Altrimenti, facciamo la prossima. Sì, dimmi, secondo te, quanto manca. Luca, tendenzialmente, dimmelo, che è sempre, che è sempre utile. Pathfinder l'hai finito, ma figurati, caos. Poi in questi giorni sono sempre stato via. Guarda, Quindi è da un po' di giorni che non lo tocco. Però eh, ti posso dire che ho cominciato già a scrivere la recensione. Ok, pur non avendolo finito. Vorrei finirla dopo averlo finito. Ma se vedo che va avanti per troppo tempo. Perché sono in un momento morto adesso nel gioco, come, come quasi sempre, insomma, sono in un momento morto. Quindi, cioè, per momento morto, intendo un momento in cui non succede niente di particolare. Bisogna solo aspettare, fare attività secondarie finché la storia non decide di andare avanti. Ehm, potrei anche finirla prima di finire il gioco la recensione, guarda. Perché sono talmente. come dire, sono talmente underwhelmed da quel gioco. Vabbè. Jorg è il figlio di Peter che ha dato fuoco all'abbazia. Che non è quel Peter là? Attenzione, mi sto, sto confondendo. Cioè quello lì è Peter padre, ma c'era anche un Peter figlio? Mumble. Vabbè. Ecco il nonno, un altro che schiatta. Jorg <ride> is the son of Peter Gertner and his late wife Christine, dice Luca. Di solito quanto ci metti a scrivere una recensione? Eh, chiede Gauss. Eh, ci metto tanto, ci metto tanto. Cioè, quelle dei giochi da tavolo le scrivo in, tipo, pochissimo tempo. Insomma, ci metterò... Posso metterci anche meno di un'ora un a farne una. Però quelle dei, dei videogiochi sono molto più lunghe e approfondite. E... Cioè, di solito le faccio nel corso di vari giorni. No? Scrivendo, non lo so, tipo un paragrafo alla volta. Però a volte li rileggo, li risistemo. No, no, sono un lavoro piuttosto lungo e impegnativo, caro, caro Gauss. E comunque, boh... Cioè, è difficile dare un tempo alla fine. Perché appunto le scrivo, diciamo. Dipende molto dagli altri impegni che ho. A volte posso trascinare la scrittura anche per 15 giorni. Anche di più. Dipende se ho tanti altri impegni. Esatto, erano due i peter. Ah, ok. Finito di parlare alla locanda, possiamo dire che ci sono due step importanti che portano alla conclusione del gioco: il primo più breve e il secondo sicuramente più corposo. Allora direi che boh, andiamo avanti a parlare alla locanda e poi terminiamo e facciamo un'altra serata ragazzi, cioè preferisco piuttosto che rasciarlo, diciamo, non è una cosa che si merita di essere rasciata, secondo me ok? Allora, intanto andiamo avanti con questo dialogo cosa diciamo qua ragazzi? Datemi un suggerimento per questo, per questo, per questo dialogo, cosa diciamo? Perché la, la risposta sincera sarebbe la 2, no? Piuttosto essenziale, ma niente fatto male e la terza è quella un po' più antipatichetta, forse la prima è quella un po' più gentile, diciamo. Forse dovremmo dire quella un po' più gentile. Dai, diciamo quella un po' più gentile. Ci ha ricordato tutto ciò che abbiamo ancora e avevamo tutti bisogno di sentircelo dire. Considerato che Paul lo ha costretto a parlare all'ultimo momento, il discorso è riuscito bene. Beh, Werner ha insistito affinché qualcuno del Consiglio facesse un discorso. Ma io non ci tenevo particolarmente, dice Paul. Però Jorg gli ha reso giustizia. Puoi sempre contare su di lui quando si tratta di parlare dal cuore. Specialmente dopo qualche birra, ecco appunto. Sinceramente penso che molti in città avessero bisogno di un incoraggiamento stasera, dice Anna. A Tassing non si era vista una stagione così rigida da... dalla rivolta, dice Paul. Già, scusate, è Natale, non dovremmo rievocare tempi così tristi. Due opzioni, brindiamo a giorni migliori allora, oppure credo che nessuno riesca a evitare di pensarci, o almeno io non ci riesco. Ma no dai, brindiamo a giorni migliori allora, a giorni migliori. Tuttavia, c'è un vecchio proverbio latino che mio padre mi ripeteva sempre, ignis aurum proat miseria fortes virus. Eh, Cos'è? La, la miseria produce uomini forti? Mentre... Il, 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 il l'oro produce uomini ignavi? Forse potrebbe, potrebbe voler dire questo. L'oro produce. No? Questo è, Sapete che questo. Qui adesso potremmo fare dei voli pindarici per ore, ragazzi. Se vuol dire questo, penso voglia dire questo. Questo è il grande paradosso della storia umana. No? Grandissimo paradosso. Cioè, siamo intrappolati dentro, dentro questa ciclicità. Ok? Cioè. Allora, la, 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 il periodo difficile, la guerra, no? La guerra, la violenza, la privazione, la miseria forma uomini forti, no? Gli uomini forti costruiscono un mondo migliore, ma il mondo migliore produce uomini, no? <ride> cioè, spiace dirlo, ma il mondo... lo stiamo vedendo molto bene, secondo me. Il mondo migliore produce uomini, no? Che perdono sempre più di vista, insomma, i... I valori, insomma, no? I valori su cui, si è su cui gli uomini forti hanno costruito il... è un... È un così, vabbè. Siamo intrappolati dentro questi meccanismi un po' inevitabili. Nel frattempo voi avete detto uno, 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 e io nel frattempo ho scelto per conto mio. Apollo mi sembra ben preso dalla serata, dice. Sì, anche a me sembra ben preso. Sta magnando, alle le gote tutte rosse, sta magnando come un... Possa il fuoco produrre l'oro e la miseria gli uomini potenti? Ah ok, quindi mi sono inventato io una traduzione del tutto... Sì, beh, in effetti è vero, ignis. Sì, ignis è il fuoco. Vabbè, l'oro, ok, e la miseria gli uomini potenti, ok, va bene. Vabbè, la mia riflessione comunque non era così campata in aria. Il fuoco è la prova dell'oro? La sventura quella dell'uomo forte? Beh, in che senso il fuoco è la prova dell'oro? La sventura, quella dell'uomo forte. Cioè, devi mettere l'oro sul fuoco per provare che è oro. Cioè, questa traduzione è diversa dalla, da quella che dai tu, Luca. Così dice Google. Ah, ok. Vabbè, non pensavo che ti occupasse tutto questo tempo, dice Gauss. Più che altro perché non avevo mai pensato a quanto ci potessi mettere, ma considerando la portata delle recensioni, sia per qualità che per lunghezza, ci sta tutto. Ah, ok, tu ti stai riferendo a quanto ci metto a fare le recensioni. Eh no, eh, cioè... Sì, allora io scrivo abbastanza rapidamente, tendenzialmente, sono uno scrittore abbastanza veloce, diciamo. Ehm, però comunque, cioè, richiedono un, un certo lavoro, insomma, le recensioni, le recensioni come le scrivo io. E, e, e secondo, me, secondo me, le mie recensioni su giochi per il mio computer spesso sono insoddisfacenti, almeno quando le leggo ad adesso, mi sembrano insoddisfacenti, anche in termini proprio di giudizio che do del gioco. Secondo me perché prima mi sono abituato a scrivere le recensioni coi miei tempi e dopo giochi per il mio computer mi ha soldato. Se fosse stato il contrario, secondo me, cioè se io avessi acquisito, no? Allora, non è che mi sto giustificando, eh. Nel momento in cui giochi per il mio computer mi ha chiamato a fare le sue review, io dovevo impegnarmi a calibrare la mia, come dire, le mie analisi, il mio metodo analitico, ai tempi che mi dava giochi per il mio computer. E non ci sono riuscito. Secondo me, non ci sono riuscito. Però, ecco, sicuramente il fatto di aver già messo a punto una metodologia di produzione di recensioni sui tempi lunghi, cioè sui tempi miei, che potevano essere tempi indipendenti da tutto, secondo me ha un po' pesato. Poi, no? nel momento in cui mi sono trovato a dovermi misurare con, con tempi più ristretti, insomma, vabbè. Andiamo avanti. Un detto di Ovidio. Oh, guardate quante ne sappiamo, eh noi. Davvero? Non lo sapevo. Senza dubbio la rivolta ha peggiorato le condizioni di Tassing, ma vedere la città ora mi infonde speranza. Vedete che ci sono varie opinioni in realtà. Sei un artista, Magdalene. Di certo anche tu hai colto il cambiamento. Allora, tre opzioni. Penso di sì. Il futuro sembra più luminoso per Tassing, in qualche modo. Oppure, intendi perché sto dipingendo l'affresco della Rathaus? Oppure, non saprei, con l'eccezione delle festività religiose, gli ultimi mesi sono stati desolanti. Allora, io qua direi la prima, ragazzi. Anche se poi magari il fina, nel finale ci sarà una tragedia, tipo magari come, la, come la, la rivolta del secondo atto. Però qua direi la prima, ragazzi. Il futuro sembra più luminoso. Beh, già, già il fatto che ci sia un consiglio, sì. Il futuro sembra più luminoso, secondo me. La 2 dice Mister Nomade. Intendi perché sto dipingendo l'affresco della Rathaus? Questa è più una risposta a se è un artista. Hmm. Io invece qua direi la prima. Qualcun altro la pensa come Mister Nomade? Se un altro dice la 2 come Mister Nomade, scelgo la 2, se no scelgo la 1. Ormai vi faccio questi. vi faccio questi sondaggi così live. Nessun altro si esprime? Se nessun altro si esprime, amici, io andrò di uno. Che, che ne dica, Mister Nomade? <ride> andrò di uno. Due, dice Ghigno. Uno. Vai con la uno, Gianfranco. <ride> la uno. <ride> Gianfranco, questa è un'altra citazione dotta. Eh? Qui, stai, qui stai prendendo in giro Funari che chiamava le telecamere chiamandole per numero, giusto? <ride> che io conosco non per Funari, ma per l'imitazione di Guzzanti, poi, no? Cos'era il. No, non era l'ottavo nano, era Pippo Kennedy di Show, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, che citazioni vi butto lì. Altro che Ovidio. Queste sono citazioni dotte veramente. Allora, a questo punto abbiamo, vediamo un po'. Eh, Urochon. Uro ah, tra l'altro, Urochon 9, non ti ho mai visto prima. Benvenuto, ciao, grazie per essere. Metti la 2, va bene. Vedo che la 2 piace molto. Eh? Allora abbiamo 2, 2, 2. 1-1, uno, uno, Mister Nomade ha cambiato idea, ma prima aveva detto due. Diciamo due. Intendi perché sto dipingendo l'affresco della Rathaus? House? Eh, a questo non avevo pensato, ma adesso che me lo fai presente, direi di sì. Mi sembra appropriato che tu dipinga l'affresco ora. Oh. Immortalare la storia di Tassing in questo affresco ricorderà a tutti di che pasta sono fatti gli abitanti di questa città. A essere onesto, spesso mi sento grato per la rivolta. Oh, davvero? Oppure, come puoi essere grato per qualcosa di così terribile? Ma no, diciamo la prima qua, eh? qui non vi chiedo neanche. Davvero? Oh sì, tu non puoi ricordarlo, ma la vita era terribile già prima di quella notte. La rivolta bruciò il legno morto che aveva fatto imputridire Tassing per decenni. Dio sa che mio padre era un uomo malvagio. La sua morte mi ha liberato da anni di paura. Beh sì, allora, questo possiamo un po' capirlo, è brutto da dire. La rivolta mi ha dato il coraggio di affrontarlo, di diventare migliore di lui. Cavolo. Cavolo, ragazzi. Sono robe importanti quelle che sta dicendo Pau, eh? Perché comunque, vabbè, adesso, mi sembra, non, mi se, mi sembra fin stupido dire. Dire che. L'amore che si prova, no? Per i propri. Per chi ci ha messo al mondo. È sempre così difficile da. Come si può dire? Da. Da. Da, 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 da far convivere insieme con. Eventuali giudizi morali che possiamo dare no? delle scelte che fanno quelle persone che ci hanno messo al mondo è necessaria una grande maturità, no? secondo me, da parte di una persona per dire mio padre era un uomo malvagio. Non penso sia facile, eh? perché quando guardiamo certe cose dall'esterno, no? non lo so, quando si chiede al figlio del mafioso di dissociarsi dal padre, va bene è giusto forse, forse è giusto anzi senza forse è giusto però contemporaneamente cavolo cioè non è che gli stai chiedendo di ordinare un caffè macchiato cioè gli stai, chied gli stai chiedendo una roba che richiede un, un, un lavoro su di sé molto forte insomma se vi ricordate no? il, il mugnaio padre di questo Paul lo trattava malissimo no? anche nel, nel insomma vi ricordate sia lui sia la, 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 la moglie insomma però certo, è anche. Non so, mi mette un po' anche sottilmente a disagio questa cosa che sta dicendo Paul, no? Perché cavolo, tu puoi riconoscere che tuo padre era un pezzo di M. Però dire addirittura che è bello il fatto che sia morto durante la rivolta, bruciato vivo dentro al suo mulino. Boh, si meritava quella punizione? È commisurata al suo essere malvagio? Per carità, ha sparato e ha ucciso una persona, però. Mm, boh, vabbè. Forse stiamo... Ciao, ma sì che mi hai già visto. L'altra volta ti ho detto che assomiglia a Gilder. Ah, ok, scusami, no, questa sera intendevo. Eh, Uro, Uro Cionne, non ti avevo mai visto questa sera. Va bene, andiamo avanti ragazzi, perché qua stiamo toccando argomenti. Penso sia accaduta una cosa simile quando l'abbazia è stata distrutta. Se le cose fossero rimaste come erano, beh, dubito che stasera saremmo qui a festeggiare Iule in questo modo. Il prezzo da pagare è stato alto, ma ha portato tante gioia tanta gioia quanto dolore porca miseria eh eh sì però sono cose importanti che stanno dicendo eh, queste persone cioè <coughs> mamma mia cose che richiedono nel <coughs> frattempo io sto morendo soffocato ma insomma sono cose vabbè bevo scusate D'altronde il gioco. Nel <coughs> frattempo sto morendo, ragazzi. Muoio in diretta, per favore. Datemi una mano. D'altronde il gioco non si intitolerebbe Pentiment. Sì, sì, in un certo senso rientra tutto, no? Un po' nel. Sì, hai ragione, Mr. Nomade. <coughs> Perché mi è venuta sulla tosse, ragazzi? Eh, pesanti questi discorsi. Pesanti, ma. Anche forieri di. Riflessioni degni di nota, però. Non avevo mai considerato la rivolta da questo punto di vista. Lo pensi davvero? Ma direi che il prim la, la prima opzione riassume proprio quello che intendo io. Non avevo mai considerato la rivolta da questo punto di vista. Grazie alla rivolta ho potuto sposare Paul e ora possiamo fornire grano ai contadini a un prezzo onesto. I nostri figli cresceranno liberi dalla paura che ha dominato tanti anni della mia vita. Nessun momento della vita è del tutto positivo o negativo a Magdalene. Ciò che conta è come decidiamo di considerarlo. Capite, ragazzi? Queste sono parole sante, eh? proprio Sì. È proprio così. È proprio così. Cioè, alla fine la storia che noi costruiamo per noi non è cioè, ha una relazione con quello che succede ma soprattutto una relazione su come noi reagiamo a quello che succede. Mamma mia, quanto è vera questa cosa. Sarà capitato a tutti voi di incontrare persone luminose la cui vita è stata una sequenza di disgrazie, almeno a me è successo, ok? E viceversa persone che non hanno mai conosciuto nessuna disgrazia vera, che sono sempre lì a lamentarsi di qualunque stupidata. Sarà capitato a tutti, no? Chi delle due ha avuto una vita più bella? La persona luminosa che ha un passato costellato di disgrazie? O la persona che ha un passato, come dire, normale, tra virgolette, senza nessun evento particolarmente traumatico e che ha questo sguardo meschino sulla vita e si lamenta di tutto? Chi, vi, chi sta vivendo meglio? Quindi vivere meglio da cosa dipende? Dai fatti forse? Ciò che conta è come decidiamo di considerarlo. Capite? Capite la fornaia cleptomane? <coughs> vedete, vedete nel rubare, nel rubare oggetti a caso poi quanta saggezza si acquisisce? eh? Nel rubare il cappellino qua del povero Andreas Mahler, che secondo me è morto solo perché non aveva il cappellino. eh? Secondo me questo l'avrebbe protetto dal fuoco, ma no, probabilmente probabilmente mh, avrebbe preso fuoco ancora meglio. <ride> Bravo, parole sante anche le tue. Sono d'accordo Gauss, d'altronde sto seguendo il gioco dall'inizio e mi stanno dando soddisfazioni proprio per questo, pur non tralasciando per me le battute spiritose. Va bene, andiamo avanti. Ti, ti, è uno splendido modo di vedere la vita, Anna, ti ringrazio. Non so, non vedo come l'aggressione contro mio padre possa non essere un evento assolutamente negativo. Beh, adesso stai semplificando troppo, Magdalene. Cioè, non è che... Mamma mia, mamma mia... Cioè, la, la, la risposta B è la risposta di chi non ha capito niente. Cioè, non ha capito niente del discorso che ha fatto l'altra persona. Cioè, gli sta mettendo in bocca cose che la fornaia kleptomane non ha mai detto. Ok? Cioè, mm, è uno straw man argument, questo qua. Cioè, mm, stai, stai, eh, eh, stai eh, debunkerando una roba che l'altro in realtà non ha mai detto. Non ha mai affermato questa cosa. Cioè, non è che. Mamma mia, cioè, quando, quando qualcuno cerca di, 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 no? di, di abbracciare nei suoi discorsi la complessità delle cose, c'è sempre un imbecille che, che fa obiezioni tipo questa. <ride> ok? <ride> cioè, ma. Mm, eh, cioè, vola un po' più in alto, Magdalene, dai, su. Eh, non ti farò fare la figura della scema. Ti farò rispondere con la prima opzione. Ti obbliga a dire la 1. Non finiamo nemmeno la prossima volta, dice Luca. Oh, bravo Luca, questa è la. Questa è la, la prospettiva. Ma insomma, dovresti sapere come. Non è che sto allungando il brodo, eh. Io sto andando ai miei ritmi normalissimi. Cioè, io sto. Io sto dicendo quello che voglio dire, sto facendo le mie riflessioni. Cioè, eh, ragazzi, a volte vado veloce, a volte vado lento. Non voglio, non è che mi faccio dare ordini dall'orologio, io, eh, Luca. Eh, insomma, eh, ragazzi, <ride> e fai bene, bravo. È uno splendido modo di vedere la vita, Anna. Ti ringrazio. Oh beh, l'ho imparato da uno dei sermoni di padre Thomas. Ah sì? L'ho fatto veramente mio quando è morto mio padre. Tra l'altro padre Thomas che è andato via, secondo me... Mm, Dove è andato padre Thomas? Vabbè, non importa. Ma stasera non dimenticare di divertirti, va bene? Mamma, voglio un altro biscotto. Shh, non urlare tesoro. Perdonaci Magdalene. A quanto pare abbiamo dei biscotti da prendere. Naturalmente, buon Natale a tutti voi. Buon Natale Magdalene. Beh, 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 questo discorso mi è piaciuto molto, eh ragazzi. Mi è piaciuto molto, 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 molto. Sono le 22.24. No Luca, è la pizzata. <ride> Perché c'è una pizzata alla fine della, della diretta. Allora ragazzi, qui dobbiamo parlare con i suonatori e dobbiamo parlare con Werner. Abbiamo ancora sei minuti. Slitta solo, dice, <ride> dice Luca. Andiamo a parlare con quelli al piano di sopra, io vorrei parlare con loro. Vediamo, qui c'è da parlare con qualcun altro. No, lui oh, ma c'è un sacco di gente come cui parlare al piano di sopra. Allora, c'è da parlare con questi qua e con questi qua. Allora, questi sono un po' più antipatichetti, no? Oddio, beh, Baltas mi sta simpatico, il dottore lo prenderei a sberle. Ehm, beh, finisci questi dialoghi, dice. Vai, parla, parla. Beh, finisci questi dialoghi. Uno ne finirò perché, ragazzi, mancano pochi minuti. Parliamo con loro prima, cosa ne dite? Dai, parliamo con Andris, con sua moglie che ricordiamo se l'è presa da vecchio solo perché Andreas Mahler l'ha convinto. E con i due che si sono spretati e des desuorizzati qua. Eh, Voislav e cos'è? Matilda lei? Vabbè, parliamo. Oh! Buon Natale, Magdalene. Magdalene, cara! Buon Natale, Magda! Dio ti benedica! Buon Natale a tutti! Vi state godendo la festa? È assolutamente fantastica, dice Resi. Un pasto abbondante e un, e un boccale della nuova birra di Baltas. È tutto ciò che un'anima potrebbe desiderare, dice Voislav. È tutto ciò che la tua grossa pancia potrebbe desiderare, dice Hendris. Sono come Dio mi ha fatto nella sua infinita saggezza, dice Voislav. Oh, e così risponderò a tutti quelli che mi. Che, che mi fanno notare la mia panzetta che cresce. Ho una specie di salvagente, ragazzi, qua attorno. Adesso io, nei video, mi metto sempre la tavola davanti, ma mica perché devo maneggiare roba, eh? Per nascondere la panzetta. Cosa credete? <ride> no, scherzo. Non, non me ne frega assolutamente nulla di nasconderla. Però è un'ottima risposta. Eh beh, è molto bella questa risposta, eh. Sono come Dio mi ha fatto nella sua infinita saggezza eh, Prenditela con lui, caro, caro amico <ride> Vedo che siete tutti di ottimo umore Opzione 1 Sono sicura che anche i biscotti che ho fatto Abbiano contribuito al girovita <ride> Beh, 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 beh Sono tutte e due carine queste risposte Però io direi la 1 <ride> Poi facciamo suonare i pifferai e chiudi Vai da Ignazio che ti dà la benedizione a Torso lo nudo E vai con Liuto e col Piffero peccato che sei ateo dice Gauss vabbè cosa c'entra è una risposta brillante in ogni caso caro caro Gauss sono sicura che anche i biscotti Luca vuole che diciamo la 2 va bene diciamo la 2 sono sicura che anche i biscotti che ho fatto abbiano contribuito al giro vita certamente sono proprio sfiziosi già erano davvero buoni ottimo lavoro è stato meraviglioso vederti crescere fino a diventare la persona che sei Magdalena e Klaus deve essere molto orgoglioso dice Matilda lo è a suo modo. Grazie per le belle parole. Ma no, lo è a suo modo. Nonostante lavori con le parole, a volte fatica a trovare quelle giuste. Capita a tutti di avere la lingua ingarbugliata nei momenti più importanti. È proprio vero, caro Voicelab. Soprattutto dopo qualche birra, eh? <ride> dice Resi. Oh no, bene, non fa che sciogliere la lingua, dice Voicelab. Due opzioni, vedo che siete tutti di ottimo umore, ah, di nuovo. Sento molta sfacciataggine qui. La birra sta facendo il suo effetto, no, non fare la moralista, Magdalene. Diciamo la prima qua. Vedo che siete tutti di ottimo umore. Impossibile non esserlo guardando tutte le famiglie qui riunite stasera, dice Resi. Le risate dei bambini che corrono in giro. L'amore che unisce una comunità è una vera benedizione. Oh, che bello. È certamente meglio di tutte le discussioni. Oppure, ma non vi sembra solo una farsa ritrovarsi oggi per festeggiare Cristo per poi tornare a litigare domani? Dai, Magdalene, dai, mamma mia. Mamma mia, queste polemiche fuori posto. Avete presente quando si fanno le, le, le cene con i parenti che devi fare? Sono parenti che odi? E c'è sempre sistematicamente il parente che si mette a parlare di politica. Cioè, che è la roba di cui in quelle occasioni non devi parlare mai, assolutamente. Cioè, bisogna sempre stare così su, su temi, no? Su temi come, ma, ma come ci vedo bene? E eh, ma che bello, e eh, ma che bello, e eh, finalmente primavera, no? E come va, eh, no? E il lavoro, ma che bello, ma bravo, ma stai facendo una carriera. Cioè, queste robe qui bisogna dire in quelle occasioni. <ride> ok, bere, mangiare. E invece c'è sempre quello, ecco, no? C'è sempre quello che dice ste robe qua, no? In queste occasioni inopportune. Ma non mi sembra solo una farsa ritrovarsi oggi. <ride> no, è certamente meglio di tutte le discussioni. Oh! È bene trascorrere momenti come questi per rendersi conto che siamo importanti gli uni per gli altri. Ben detto, tesoro, dice Matilda. A noi quattro! Nazdravi, cos'è? Un cos'è una roba polacca, un cincin polacco. Prost! Come Prost! Se mai prosit eh, non ho una bevanda con cui brindare eh, boh, ma no dai io, dire, io direi prost prost <ride> allora pa, pa, pa. io comunque ho quasi finito Baldur's Gate dice Gauss, bravissimo Gauss bravo bravo bravo, dove sei arrivato più di preciso la stimano tutti la petrice, diventa sindaco o è una trappola <ride> ma che è il Grinch Magdalene <ride> e che spacca i maroni esatto e che ti chiede quando ti sposi mamma mia sì, 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 sì. Sì, è vero, che ti chiede quando ti sposi, sì, come se quella fosse la roba, vabbè. Io quando vado in queste occasioni adesso, ci sono sempre meno, fortunatamente, crescendo, ma insomma, le volte in cui mi tocca ancora andare a queste occasioni a me chiedono solo robe... Cioè, io sono diventato praticamente... Non interessa più a nessuno quello che faccio, quello che penso, quello che... L'unica roba che interessa ai miei parenti, siccome vivono tutti nell'entroterra nell Veneto, l'unica roba che, che interessa a loro è che io vivo a Venezia. Cioè, sono di me, Sono praticamente l'attrazione... Cioè, vivere a Venezia è una roba, no? Inaudita. Quindi, si, cioè, mi chiedono solo di quello, ok? Che è una roba terribile, terribile, perché... cioè. Se c'è una roba di questo, non apriamo questo discorso perché altro che, sono le 22.30 tra l'altro, altro che andare avanti per ore, qui andiamo avanti per giorni. Se c'è una roba di cui Venezia ha bisogno è essere trattata come una città normale. Normale, ok? Finché non tratteremo Venezia come una città normale non diventerà mai una città normale, ok? Quindi piantatela per favore di chiederci. Quando uno vi dice vivi a Venezia, piantatela di iniziare a chiedergli vai al lavoro in barca, cosa fa nuoti nei canali piantatela ok Tratta, trattate noi veneziani noi che viviamo a venezia come gente normale per favore perché è una città più o meno no... insomma vabbè appunto lasciamo perdere perché potremmo parlarne per giorni <ride> devo battere il super uomo lupo dell'isola della francia ah, stai facendo stai facendo le, le espansioni ok eh, sono tosti, eh, sono tosti quegli uomini lupo, ma è OP, mamma mia, sì, è OP decisamente, dipende molto dal party che hai, da come l'hai costruito, ogni tanto, se non ce la fai, vate a guardare qualche, qualche, qualche consiglio strategico online, Gauss, a volte guarda che, cioè, guarda che in quel gioco è tantissimo, per esempio, questione di posizionamento, eh, cioè, come inizia il combattimento, come sono posizionati i personaggi a schermo, ok? È molto importante, non lo so, isolare il mago in maniera da farlo lavorare dietro le quinte, diciamo, no? senza che venga distratto, senza che i suoi incantesimi vengano interrotti. Quindi, guarda che, cioè, gli scontri più pesanti sono decisi dal mago, in quei giochi lì. Sono decisi dai maghi, ok? I guerrieri, i guerrieri fanno da carne da cano. I guerrieri sono distrazioni, ok? Ma sono i maghi a fare il grosso del lavoro. Quindi è molto importante il posizionamento del mago e gli incantesimi che gli, che gli hai fatto memorizzare e come glieli fai ad operare, ok? <ride> Nuoto nei canali, sì. Buonasera, buonasera Angelo, sei arrivato mentre stiamo per chiudere, eh? <ride> Ma sono molto contento che tu sia arrivato comunque. Tra l'altro ho ucciso tutti gli altri in quella stanza, non ce la faccio a ucciderlo da solo sicura. Eh, vatti a vedere qualche consesso, io non mi ricordo di preciso come ho fatto io l'ultima volta che l'ho fatto però insomma vatti a vedere qualche vuol dire che devi fargli una tale quantità di danni eh, da annullare le cure che lui si fa nel frattempo. Cioè non è che ci siano molti Vabbè ragazzi, andiamo avanti con Uh grazie Angelo che ti sei abbonato a Prime, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Sono molto molto sono molto molto contento. Il problema è che non ho padroneggiato il sistema magico. Allora, e guarda Gauss, che il sistema magico dei Baldur's Gate è estremamente, è inutilmente ipertrofico, ok? Cioè tu devi padroneggiare quei 4, 5, 6 incantesimi che fanno veramente la differenza, ok? Che sono ai livelli bassi, eh, eh, palla di fuoco, dardo incantato, eh, eh, cosa sono? Eh, a me piace molto anche la, la, il, il globo di, non mi ricordo cosa. E, um, e Dispel Magic, haste, haste è molto importante per rendere più semplici i combattimenti, velocità. E Dispel Magic, in certe occasioni, Dispel Magic è fondamentale. Ok? E crescendo poi di livello, Dispel Magic diventa progressivamente più inutile. E devi usare al suo posto. Breach. Breach, quello che rompe, diciamo, le protezioni che si buttano addosso. I personaggi più per esempio quei quei, quei lupi mannari non sono velocissimi se tu gli butti un dispel magic diventano più lenti dispel magic e, e diventano più lenti ok quindi vabbè insomma guardati magari appunto qualche 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 guida time stop a manetta ma quello è il 2 esatto io lo dicevo da tempo ma tu ribattevi di no veramente? no beh allora secondo me è fatto molto bene eh. il sistema di combattimento di Baldur's Gate è uno dei migliori in assoluto ragazzi è uno dei migliori in assoluto secondo me poi non escludo che tutti gli incantesimi abbiano degli utilizzi, degli utilizzi creativi. Però, vabbè, insomma, cioè. È anche tanto ipertro. Cioè, io, io almeno uso più o meno sempre gli stessi 6, 7, 8. Ok? Mm, incantesimi. Poi quelli del Chierico sono un altro paio di maniche. Eh? Sto parlando solo di quelli del Mago. Io in pianura i parenti ho sempre il problema del lavoro. Mi chiedono se vivo pescando rane e vendendo riso. <ride> ah, ok, quindi questi luoghi comuni si, si rivolgono un po' contro tutti. Ragazzi, finiamo questo dialogo che devo chiudere stasera perché devo andare a letto. Prost! Sono così felice di averti sposato, Andreas. Oh, che bello! Il giorno in cui ho avuto l'ispirazione di venirti a trovare a Innsbruck è stato il giorno più importante della mia vita. Che bello! Ed è tutto merito nostro, ragazzi. Merito di Andreas Maler, ma eravamo noi, eh? Attenzionissima. Ah, l'amore finalmente. Sappiamo come ci si sente, non è vero, Voislav? Oh, che bello! Mm, il sentiero davanti a noi era pieno di cardi e spine, ma abbiamo resistito. Farai meglio a prepararti per questo, Magdalene, ci saranno sempre delle spine lungo il sentiero. Eh, sì. Farò il possibile, ne so già qualcosa, grazie eh, Qual è il prossimo passo per voi coppie felici? Qualche bambino in arrivo, ma se sono vecchi Come il cucco, Magdalena, non fare domande imbarazzanti Dai, per favore, non possono figliare questi qua eh, scusami, eh. eh Farò il possibile, rispondiamo così Non avrai problemi, sei forte e testarda Proprio come tua madre Non ho mai conosciuto mia madre Ecco, non fare, no, lo spero Bene, vi lascio tornare ai festeggiamenti eh, Qual è il prossimo passo? No, la seconda, ragazzi Lo spero, bene, vi lascio tornare ai festeggiamenti Stammi bene cara, goditi più che puoi questa notte, te lo sei meritata. Che tu sia benedetta Magdalene, goditi la festa, Dio ti benedica. Ba -bam! E c'è il simbolino del salvataggio, l'avete visto? Eh? E noi siamo nascosti lì dietro, vedete, eccoci là. Tac, -tac, tac. ragazzi, Esc. menu principale, 11 secondi fa, abbandona partita. Non finiamo neanche stasera cari amici. Finiremo la prossima, forse. <ride> Vediamo cosa state scrivendo. Allora, papapà, papapà, pa pa pa. guarda, no, comunque oggi mi sono vendicato del tizio che si incazza se prendi Lidolo. Ah, ok, qui invece stai par 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 parlando di una missione del gioco base, quella degli archeologi, tipo, no? Se che tra l'altro se prendi Lidolo trovi un mostro potentissimo, no? Non, non trovi il mostro potentissimo quando esci dalla tomba, tipo, giusto? Stai parlando di quello? È quello il tizio che si incazza se prendi Lidolo, anche quello è, di è difficile, eh? anche con il combattimento mi ricordo che è difficile <coughs> quando usciranno le due nuove espansioni di Everdell in italiano mi chiede Angelo Mazzini non ne ho la minima idea caro Angelo ok mi dispiace ma purtroppo non uh, non so cioè boh, boh quanti mesi ci hanno messo a tradurre le prime sarà più o meno uguale immagino non so perché siano così lenti ragazzi cioè ci mettono un sacco di tempo ad arrivare le espansioni di Everdell in italiano boh? chissà se porteranno mai Little Everdell sarebbe proprio bello se lo portassero perché secondo me merita Comunque, Zazdravi vuol dire alla salute in cieco. Ah, benissimo, grazie. Parenti di un certo livello, Mister Nomade. Nazdravi. Sì, l'avevo lasciato stare tempo fa, ma oggi ci sono tornato. Che sono verso la fine e l'ho arato. Molto bene. Avevo fatto tutto tranne prendere l'idolo. Ah, ok, bene, 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 bene. Allora, dai, non sei messo malissimo. Vedrai che con qualche tentativo migliore, diciamo, riesci a sconfiggere anche il lupo mannaro cattivo. È fondamentale che ne rallenti i movimenti. Se mi ricordo, se sono accelerati, è fondamentale che ne rallenti i movimenti. L'ex frate è cieco? Pensavo polacco. Ah, ok. Ah, anch'io pensavo polacco. Ah, vabbè, invece è cieco. Vabbè, gnazio interrogato la prossima volta. Notte a tutti vai di liuto epifero. <ride> Va bene, amici. Allora, intanto vi voglio ricordare che domani sera abbiamo la maschera risposta, eh, quindi non mancate. E domani sera... <coughs> mercoledì 26 su youtube non qui su twitch giochiamo al nostro mitico quiz questa volta non saranno puntate non saranno puntate a tema come le volte scorse faremo domande riguardanti i giochi di cui abbiamo parlato negli ultimi due mesi sul canale ok perché visto che l'altra volta abbiamo fatto la puntata a tema abbiamo due mesi quindi nei due mesi precedenti nei due mesi passati quindi diciamo febbraio e marzo ok e per quanto riguarda le domande sui videogiochi saranno un po' su Pentiment e un po' su The Witcher 2, Assassins of Kings, come un'altra, come la, la volta, non la volta scorsa, ma la volta prima, ok? Invece, amici, per quanto riguarda Pentiment, allora, direi che per quanto riguarda Pentiment, vediamo un po'. Potrebbe essere il primo maggio? No, perché c'è il concertone. No, me lo voglio vedere il concertone, scordatevelo, no, il primo maggio. Potrebbe essere il 2 maggio, però. Vediamo un po'. Sì, il 2 maggio è un'ottima opzione. Quindi, signori, martedì 2 maggio, alle ore 21 me lo segno, ci vediamo con Pentiment. Ok? Forse puntata finale, chi può dirlo? Me lo segno in agenda. E ragazzi attenzione! Perché domani o dopo domani, adesso devo vedere, metterò anche online il video sul canale con la programmazione per maggio. Vi anticiperò la programmazione per maggio, come facciamo come facciamo sempre. Vediamo eh, intanto. Mh, come dicevi che si rallentano, ma penso che il Dispel Magic sia quello che vuoi. Eh, il Dissolvi Magie. Hai mai pensato, Mosè, quale scriptorium rappresenta lo sfondo del menu del gioco? Eh, in che senso? Ah, cioè se è una roba che esiste? Qui ci sono tutti. Allora, qua, vediamo se il cursore si muove. Qui ci sono tutti i bigliettini tipo: che i personaggi ricevono, no? Da questo burattinaio, giusto? O forse, o forse è lo scriptorium del burattinaio. <ride> forse è quello proprio direttamente il suo. Perché ci sono tutti i fogliettini qua. Uh, magari è lui che sta scrivendo la nostra storia. Uh, vedremo. Eh, Dispel Magic, eh, esatto. Ma occhio che eh, rimuove gli incantesimi pure sul tuo party. Meglio Remove Magic. Dice, dice lo pincio o io pincio. Che tra l'altro non credo di averti salutato. Sto chiudendo, ma ti saluto. Meglio tardi che mai. E per la maschera risposta che Google sia con voi. No ragazzi, non usate Google. Dai, su. <ride> lo so che, 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 che l'altra volta molti hanno usato Google. Ma non fatelo, usate la vostra. Cioè, insomma, no? Usate la vostra conoscenza di questi giochi. Se non sapete, non rispondete. Cioè, questo deve essere lo spirito. Sono arrivato tardi. Ah 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 ah. Sì, in effetti, cioè, boh, forse dovremmo farle più tardi la sera ste robe. Ma io mi devo alzare presto la mattina, ragazzi. Perché adesso siamo più, molti di più. Che, cioè, molti di più no, il concertone no. Vado a mangiare la pizza. Eh, io sono affezionato al concertone del primo maggio, caro Mister Nomade. Vabbè, adesso qui si potrebbe parlare per ore anche di quello, soprattutto della mitica canzone di Elio. Andatevi e cercatevi su YouTube se non l'avete mai sentita. La canzone di Elio complesso del primo maggio di Elio le storie tese, fa riderissimo, ragazzi. È veramente immortale l'identità di quel concertone. È meglio di qualunque, di qualunque articolo di giornale o recensione. Però io comunque non me lo voglio perdere. Va bene, amici, va bene, va bene, va bene. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me questa sera. E vi do appuntamento a domani sera, ragazzi, eh, puntuali ore 21 su YouTube eh, per eh, la serata La Maschera risposta. Va bene? Grazie a tutti, buonanotte e ci vediamo domani sera. Ciao ciao.